Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo alla votazione della mozione numero 176. Immaginate come sarebbe stato bello se ieri quell'applauso, quella standing ovation per Liliana Segre non fosse stata di una parte contro l'altra, ma di tutti, tutti uniti contro l'odio. Voglio dire subito e con chiarezza, io non sono neutrale in questa storia, penso che Liliana Segre sia una donna eccezionale. Liliana Segre nella sua vita ha visto davvero l'inferno, la discriminazione razziale, la deportazione ad Auschwitz, la famiglia sterminata, quel numero inciso ancora oggi sulla sua pelle. Avrebbe tutte le ragioni del mondo per odiare in eterno. E invece, ve lo posso assicurare, parla sempre di amore, di speranza. E pur non dimenticando e non perdonando i suoi aguzzini, ricorda che c'è qualcuno più colpevole degli aguzzini stessi. Sono gli indifferenti, sono quelli che fingono di non vedere, sono quelli che si girano dall'altra parte. Per questo, proprio per questo, io lo ammiro. Ho voluto capire meglio quali siano gli obiettivi della Commissione Antiodio, per cui questa signora di 89 anni si batte da tempo con tutte le sue forze. Ho letto la mozione approvata ieri, ce l'abbiamo qui credo sul tavolo, è una mozione molto semplice, punta a contrastare l'odio, l'intolleranza, il razzismo e l'antisemitismo. Lo fa studiando il fenomeno ed anche denunciando la sua diffusione sul web. Lo vediamo tutti quello che c'è sul web. Li abbiamo letti quegli insulti a Liliana Segre. Allora io capisco la preoccupazione sulla libertà di opinione. Tutti questi strumenti vanno maneggiati con grande cura perché la censura delle idee è incompatibile con la democrazia, voglio dirlo con chiarezza, ma l'odio e la discriminazione sono ancora più incompatibili. Com'è possibile non capirlo? Me lo chiedo davvero. Ho imparato la lezione. Noi non possiamo essere indifferenti e quindi, cara Liliana, oggi siamo tutti, lo vedi, qui in piedi per te. Sigla. Stupendo e sempre col sorriso. Uno sportivo non va con le droghe, non va con le armi in tasca. Porca miseria. Ho inteso conferire nuovo e vigoroso impulso all'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Verranno mandati nei due paesi. Unico argine rimasto all'avanzamento della destra è il Partito Democratico. Non c'è la volontà di fare alleanze strutturali col Partito Democratico. Giochiamo con le parole che non capisce nessuno, alleanza strategica, strutturale. Siccome non possiamo dare risposte frettolose, voi capirete che ci dovrà essere una riflessione approfondita. Oggi pomeriggio continuiamo e chiudiamo la manovra. Non mi sento insidiato. Non c'è un dibattito sul capo politico. Se pone delle criticità, ragioniamoci. Sulla manovra io invece penso che ci sia un di più di polemiche. È una legge di bilancio che ci soddisfa, che miglioreremo in Parlamento. Non vorremmo che però qualcuno a sinistra sostenere che la famiglia è formata dall'uomo e dalla donna spacciasse per razzismo quello che per noi è una convinzione, un diritto, ovvero sia il prima agli italiani. È considerato da qualcuno un odio nei confronti di altri tipi di famiglie? Il Senato approva. Allora,
Buongiorno, ben trovati. Sono voluta partire da lì, da quella commissione che finalmente, dopo molto tempo, dopo molta fatica di una signora che mi ricorda sempre che lei ha 89 anni, che quindi anche lavorare su questa commissione per lei è molto gravoso, ha visto ieri la luce, ha visto la luce con una standing ovation in Senato e ho detto quello che penso. Mi sarebbe piaciuto che fossero stati tutti dalla stessa parte, perché credo davvero che l'odio sia qualcosa che fa male a tutti noi, al di là delle idee politiche, al di là di dove siamo. Stamattina è con noi Alessandro Morelli, lo conosco molto bene da molto tempo, un esponente della Lega. Quindi buongiorno. Le chiedo senza alcuna polemica, nel senso che penso davvero che è bene capirsi su questo. Cos'è che vi spaventava in questa idea? Cos'è che pensavate potesse essere usato male? Da questo ha detto Salvinetto, può essere strumentalizzato, può essere un modo per limitare la libertà d'opinione. Le premetto, per me la libertà d'opinione è sacra, però lo odiare so. È un'altra cosa. Lo so perfettamente che per lei la libertà di opinione è sacra, per lei, non per tutti. E lo vediamo con dei tentativi, lo vediamo in questi giorni, no? Anche alla Camera, dove ci sono delle ipotesi di costituzione di altri tipi di commissioni, quelle che vengono spacciate per commissioni anti-fake news, ma che di fatto sarebbero delle commissioni create ad arte da questo e sostenute da questo, da quel governo, da questa o quella maggioranza, per impedire, per dare una lettura magari distorta delle interpretazioni e posizioni che sono differenti dalle proprie. Vede, io ritengo che... Ma io non... Per carità, però io questo testo qui l'ho letto, questo della sera, a parte che non ho parlato con lei decine di volte. Sinceramente, legislazione nazionale... trovare dei modi per regolare i fenomeni di violenza, intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio, no? Diverse manifestazioni di tipo razziale, etico-nazionale, religioso, politico e sessuale... Cioè, nel mio mondo è una roba che non è condivisibile, di più. Domanda. Domanda. Innanzitutto ritengo che fortunatamente nella nostra democrazia ci siano delle norme che sono norme adeguate per il contrasto di tutto il lungo elenco che lei ha fatto. Penso di sì, su questo siamo, immagino, d'accordo. Certo, non ci sono delle norme adeguate? C'è il tema del web, che secondo me è un tema particolare, nel senso quale... che io e Massimo Giletti le possiamo dire che nel nostro mestiere... Salve, ben trovato Massimo. Nel nostro mestiere, che è quello regolato dall'era Gutenberg, diciamo, per capirci, della stampa, se io e Massimo, ci è anche capitato di dire alcune cose in onda che sono state, come dire, considerate dannose per qualcuno, abbiamo dei processi, ci richiamo nei tribunali, per fortuna vinciamo sempre, però è una gran fatica. Lei sa bene che invece quando uno si mette davanti a una tastiera e dice delle cose folli, c'è nulla. Falso. Perché ci sono le denunce anche su web. Sono complicatissime. Ci sono delle... No, esatto, guardi, la legislazione, come lei sa, il web è paradossale. Ma comunque questa commissione non introduce un reato, è un osservatorio questa commissione. Perfetto. Quell'osservatorio da chi è composto? Oggi c'è una ci auguriamo ci sarà una presidente, Liliana Segre, che sicuramente è una presidente che, diciamo... La voterete quale... come presidente, non avete dubbi su Liliana Segre? Vedremo, cioè se lei si candiderà sicuramente sarà una presidente di altissimo livello. Domani, e voi chi la sarà voterete? Domani chi sarà il presidente? Questo è il punto di domanda che noi ci poniamo. A dopo la Segre il punto. Certo, cioè, perché una volta che costituisci la commissione c'è, non è che poi... auguriamo allora, una lunghissima vita. Il mio amico Segre. Mauro, no, io che vorrei... è arrivato finalmente a trovarmi col suo, poi vediamo perché qua col suo 45520, poi capiremo perché. Non ero in studio, ho visto che vi siete alzati tutti in omaggio a questa donna eccezionale, Liliana Segre. Non c'ero e io mi voglio alzare anch'io in omaggio a lei. E voglio invitare l'esponente leghista ad alzarsi in omaggio a questa donna, perché in Senato il centrodestra non solo non ha applaudito a Liliana Segre, ma non ha avuto neanche la decenza del rispetto di alzarsi in piedi di fronte a una donna che sulla sua carne ha la storia del nazifascismo. Per favore. Mi perdoni, ma il problema non è Liliana Segre, sulla quale non penso ci sia... Liliana Segre è una donna, innanzitutto. È una donna che è scampata ad Auschwitz, quindi il problema è Liliana Segre.
allora, è il rispetto che si deve a una donna come Liliana Segre. Allora, io farei rispondere Morelli, che ci spiegherà il suo punto di vista. Innanzitutto il rispetto è doveroso nei confronti di tutti gli italiani. E quello che sta avvenendo in questo momento non è rispettoso nei confronti degli italiani. Perché il fatto che si ponga la domanda se si rispetta o meno la signora Liliana Segre, ok, è una premessa che già è irrispettosa nei miei confronti, nei suoi confronti, si alzi, nei confronti dei telespettatori. Si alzi. È evidente che però, tutti rispettiamo... Però c'è la libertà anche di, non solo evidente, di opinione, ma anche di gesti. Appunto, di gesti. I gesti contano. Se nel Senato della Repubblica Italiana, di fronte a una donna che è scampata da Auschwitz, ma il problema, mi perdoni, un intero gruppo parlamentare non si alza in segno di rispetto a quella donna, ma io mi vergogno di quel Senato. Lei però, Vauro, mi perdoni, non ha capito che cosa succede in Senato. Di Massimo, però Giretti, il problema è che non Nardelli si è capito cosa succede in Senato, perché nessuno ha nulla contro Liliana Segre, anzi nessuno ha mai posto nulla contro la persona Liliana Segre. La posizione chiara di una parte importante del Parlamento è rispetto a una commissione che sarà, che probabilmente potrebbe essere utilizzata per fini politici. Lei sta imbrogliando. No, è lei che sta imbrogliando. Perché, è lei che sta imbrogliando, Vauro. Perché la signora Liliana Segre non c'entra assolutamente niente. Contro. E lei sta prendendo in giro, non me, perché vabbè, me ne faccio una ragione. Ma la signora Liliana Segre, lui sta dicendo una cosa diversa. Che lui avrebbe voluto che a prescindere dal voto, il segno di rispetto è alla persona. Foste alzate, cioè lei non è al Senato, quindi non è il suo caso, vi fosse alzate e avesse applaudito. Ma lì c'è il tema del voto, mica il tema della signora Liliana Segre, che sono abbiamo due cose incontrato distinte. Ma lei non può imbrogliare dicendo, così. Vauro, mi perdoni. Un gesto di rispetto verso una persona è una cosa. Una presa di posizione politica è un'altra. Questa è demagogia. Vauro, si chiama demagogia. Sono orgoglioso di essere demagogo. Un demagogo? Benissimo, lei è un orgoglioso demagogo. Complimenti. Allora, fermiamoci un istante. Voglio sentire il saggio parere di Massimo Giletti, che sicuramente ci illuminerà. Lo ringrazio di essere qui. Vi ricordo la domenica, la sua meravigliosa Non è l'Arena sulla 7. È già arrivato a trovarci anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, collegato con noi dal suo magnifico ufficio. Il sindaco di Firenze è un grande privilegio perché lavora nel posto più bello del mondo. Ma adesso vi faccio sentire. C'è anche Cominardi, vedo anche collegato da Piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi. Cominardi, esponente dei 5 Stelle, buongiorno, ben trovato con Ludovica Siriello. Vi farei buongiorno, risentire. Buongiorno a tutti. Salve, ancora un momento di pazienza. Vi farei risentire ieri cosa ha detto Salvini su questa faccenda. Naturalmente io penso che c'è un tema Liliana Segre nella misura in cui il fatto che questa... c'è un tema commissione. Le spiego perché, ma non le spiego, non rispetto vostro, quello lo do per scontato, non è quello. Oh. Secondo me il fatto che questa commissione venga immaginata, venga ideata da una donna come Liliana Segre, che dice sempre una cosa molto chiara: non dimentico e non perdono, ma non odio. E lei sì che potrebbe odiare. Cosa vuol dire questo? Che c'è un tema di come si affrontano anche le tragedie della vita. E lei, in questo, a mio parere, è una grande guida. Perciò io l'amo molto, questa donna, perché è una donna che è rimasta piena d'amore, piena di speranza, piena di voglia di futuro, nonostante abbia vissuto l'inferno sulla sua pelle. Tutto qua. Sentiamo Salvini un momento e poi sento Massimo. Siamo contro il razzismo, la violenza, l'odio e l'antisemitismo senza se e senza ma. Non vorremmo che però qualcuno a sinistra spacciasse per razzismo quello che per noi è una convinzione, un diritto, ovvero sia il prima agli italiani. E quindi siamo al fianco di chi vuole combattere pacificamente idee fuori dal mondo, però non vogliamo bavagli o non vogliamo uno stato di polizia che ci riporti a Orwell. Allora, Massimo, sono fondati questi timori di Salvini rispetto a quello che sta accadendo? Ma a parte che le commissioni nel nostro paese, commissioni che si creano in Parlamento, alla fine molto spesso producono poco o niente. Questo è un altro lato molto triste, eccetera. Vengono però oggetto di strumentalizzazione. Abbiamo visto adesso una posizione di Vauro, molto forte, teatrale, stava in piedi mentre lui, tentativo di costringere il nostro leghista a salire in piedi anche lui. Ecco, io vorrei andare un po' oltre. Se la Lega ponesse il problema
su una donna come la Segre, beh, dovremmo non solo alzarci in piedi, dovremmo alzarci, Vauro, io e te, e prendere e andare via con Nardella, perché sarebbe una cosa fuori da ogni logica. Una donna così forte, come straordinaria, che dice appunto io non odio, e avrebbe tutto il diritto e dovere di farlo, deve essere l'esempio di un sistema che invece purtroppo, lo devo dire, in questi ultimi anni sta prendendo una piega molto preoccupante. Poco tempo fa ho fatto un'inchiesta sulle curve estreme del nostro paese. Come no? Allora uno non è che può non vedere quello che succede in certi ambiti. Allora la critica che io faccio, è vero, bisognerebbe alzarsi, è vero anche però che voi dite noi non abbiamo messo il punto Segre, ma abbiamo messo il punto Commissione. È sempre un po' giocare con la dialettica. È chiaro che allora se vi foste alzati non ci sarebbero state strumentalizzazioni alla Vauro, cioè è questo il punto. Poi sulla commissione io mi sono alzato sentendolo nell'anima il dovere di alzare. Si è autodefinito un demagogo, mi perdoni, si è autodefinito un demagogo, quindi più di strumentalizzazione un demagogo. Siamo a un livello politico, se questa è demagogia sono un demagogo, non facciamo, non giochiamo tutti con la dialettica, siamo alla terza elementare di fronte a una a fatti di questa gravità. Questo signore che dovrebbe anche rappresentarci in Parlamento fa giochini di parole. Io intanto a differenza sua rappresento qualcuno in Parlamento. Io rappresento me stesso. Perfetto. Ed è rappresentato da qualcuno in Parlamento. E non mi sento rappresentato da gente come voi. Perfetto, infatti è rappresentato perfettamente dalle persone che in Parlamento, infatti purtroppo questa cosa viene strumentalizzata e guarda il caso proprio adesso, in un momento nel quale il Partito Democratico propone la commissione, perché non è la dottoressa Segre che decide e ha una propria valutazione, è una commissione. E allora il Partito Democratico alla Camera presenta la proposta di legge per la commissione sulle cosiddette fake news, che chiaramente è una commissione Morelli, di amici degli amici. Ascolti me, propone, mi perdoni, chiudo, Segre, propone di mettere, primo giorno propone, mi perdoni, propone di mettere, di obbligare gli italiani a presentare la propria carta d'identità per avere una qualunque accesso a un social media, quindi la schedatura degli italiani rispetto all'accesso sul web. Allora, capite che tutto questo, è chiaro che in questo momento, cioè lei teme un mincun pop Segre, ulteriore, allora, un controllo dello Stato sulla libertà dei cittadini, non questa... mi perdoni, non dello Stato, perché lo Stato ha tutti gli strumenti, c'è un reato d'opinione e ha gli strumenti. Però è difficile, è difficile, dietro gli odiatori si cela quasi sempre l'anonimato. Si celano anche delle macchine di propaganda formidabili, con finanziamenti anche russi. Facciamo come la bestia per fare un nome. No, questo è un problema adesso, andiamo oltre, perché sennò ognuno strumentalizza il problema suo. È tutto lo strumentalizzare. C'è un problema esiste molto la bestia, serio. Esiste il signor Morisi, esiste una inchiesta, anzi più inchieste giornalistiche che hanno dimostrato... Giornalistiche. Quella è propaganda politica, è un'altra cosa ancora, non mettiamo tutto assieme, secondo me. No, quelle sono una serie di fake news, profili falsi che invadono la rete indirizzando la propaganda a favore della Lega. Allora, questa è la bestia. Diventano troppo complicata questa discussione. Anche pagata con i soldi degli italiani, perché si sappia. Che questa commissione è stata fortissimamente voluta dalla signora Liliana Segre, che il giorno in cui è entrata in Parlamento, già molto anziana, come senatrice a vita voluta da Mattarella, disse: quale può essere il mio contributo fattivo a questa vita che non mi aspettavo nemmeno di più di avere alla mia età? Lavorare e costruire qualcosa che possa fermare l'odio, perché lei l'odio l'ha visto come si propaga e ha visto anche, lo dico perché è importante questo, ha visto anche cos'è l'indifferenza, cosa sono le persone che quando vedono l'odio propagarsi si girano dall'altra parte, che diventano colpevoli come chi odia e come chi uccide. E su questo Liliana, credetemi, è davvero tanto convincente, perché racconta pezzi della sua vita, non fa propaganda, non gliene importa nulla, è solo questo che voglio cercare di dire. Quindi parliamo di una commissione fatta con questa finalità, punto e basta. Basta. Dario Nardella. Non c'è niente sulle delocalizzazioni. Ma io vorrei ripartire proprio da quello che diceva lei, Mirta. Io conosco Liliana Segre e sono molto d'accordo con quello che ha detto lei, è una donna straordinaria, è una donna che non si fa certo strumentalizzare dalla politica, è molto al di sopra, devo dire, di questo dibattito che è anche triste e non incoraggia.
A marzo il Consiglio Comunale di Firenze all'unanimità ha dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, e devo dire che è un po' triste vedere il Parlamento che si divide su una figura che invece ancora riunisce la memoria, l'identità di un paese. Non ha allora, non ho capito bene. Ma non il è fatto il problema che Segre, alcuni parlamentari non si siano alzati, è difficile parlare con il fatto che alcuni parlamentari non si siano alzati come gesto di rispetto e di riconoscimento davanti a Liliana Segre, al di là della questione della commissione, credo che sia stata un'occasione persa, perché gli italiani vogliono vedere che almeno su certe cose la classe politica è unita, e quando si parla di odio, di razzismo, di antisemitismo, la politica italiana deve essere unita, il paese deve dare agli italiani una volta tanto l'indicazione che non si litiga su tutto. Sì, sarebbe un bello spettacolo. Poi sono d'accordo con lei. Si può discutere se la commissione... Ma poi si può discutere la commissione va bene o non va bene, ma anche qui a me, se ho ben capito, l'idea è nata a Liliana Segre. Sì, non è che qui c'è un partito che no, prende ma tra l'altro, Liliana scusatemi, Segre come se fosse me la sono un letta la mozione, ce la siamo letta, l'abbiamo analizzata, stiamo parlando di una cosa che a nostro parere giornalistico non presenta rischi, perché è una commissione fatta con tutti i crismi per evitare di essere appunto un grande fratello, qualcuno che deve decidere cosa possiamo dire e cosa no. Io credo sinceramente che se si scriva una signora di 89 anni sulla rete e dovresti essere seduta a finire anche tu in un forno, Hitler non ha fatto bene il suo mestiere, a me mi viene da vomitare, non è che ci sarà da discutere bello brutto, cioè fine. Allora, scusa, devo entrare anche un attimo con Minardi. Con Minardi, mi perdoni, sono arrivata un po' tardi, ma la discussione in studio mi ha preso la mano. In realtà volevo parlare con lei del governo, dei rapporti col PD, di Whirlpool, però le chiedo un parere anche su questo, anche perché 5 Stelle hanno sempre fatto grandi battaglie contro la limitazione della libertà sul web. Crede che ci siano dei problemi però rispetto a questi temi che sono l'odio, l'intolleranza, il razzismo, l'antisemitismo? Sicuramente tutto il tema dell'intolleranza e come sui social magari talvolta si scateni un odio è un tema da monitorare. Poi io guardi, la mozione è stata discussa in Senato, per cui io non ne conosco diciamo tutte le questioni specifiche che sono state affrontate, perché sono focalizzato solo al DL Crisi, che è qui in discussione in queste ore alla Camera dei Deputati, si sta chiudendo e sta dando delle risposte incredibili, per esempio ecco, ai lavoratori Whirlpool, cos'è successo? Possiamo tirare un sospiro di tutela di sollievo con Minardi, o è solo un po' di tempo in più guadagnato? No, io direi che su Whirlpool è un bel sospiro di sollievo, perché per quel che si stava prefigurando fino a qualche tempo fa era un licenziamento collettivo. Stiamo parlando che oggi 400 lavoratori hanno la possibilità, veramente il sito ricomincerà a produrre, e la possibilità di ragionare nuovamente attorno a un tavolo e capire come venirne fuori. Però queste persone non si troveranno in mezzo alla strada, ed è una cosa importante. La cassa integrazione scadrà la prossima primavera, però nel frattempo con un governo che dovrà raffrontarsi con una proprietà che ha revocato, che si parla di revoca della cessione del sito produttivo, notizia, è già un'ottima notizia, vuol dire che stiamo lavorando, state lavorando bene, cioè almeno, con sto non PD, voglio li trovate meriti, proprio bene col PD, però, eh? Sì. Che dice, Comignardi, cominciano a funzionare le cose. Ma l'importante per me è lavorare sui temi, punto, e ottenere risultati, punto, però per i cittadini, punto. Mi toglie una che curiosità. Che sia PD, sia Lega, abbiamo fatto buone cose anche con la Lega, eh. Mi toglie una curiosità, sì. Ma mentre stavate risolvendo questa cosa così importante come Whirlpool, che parliamo di centinaia di operai e loro famiglie, parliamo di vita vera, di cose serissime, perché Di Maio ieri, con tutti i problemi che avete, mette in mezzo Radio Radicale, al di là di come la si pensi, no? Era il momento adatto per mettere in mezzo un'altra grana col PD, Radio Radicale non va finanziato, diamo i soldi ai terremotati, cioè mi pare che ce n'è uno al giorno con sto PD. Allora, innanzitutto non mi pare che Di Maio abbia messo in mezzo durante una giornata importante, ma quando ci si ritrova in una legge di stabilità, in una bozza dove ci sono dei provvedimenti che noi fino all'altro ieri abbiamo, come dire, osteggiato, no? Perché siamo
per un'editoria che si possa mantenere grazie alle proprie, ai propri introiti, non grazie a finanziamenti pubblici. Se parliamo di milioni di euro, si discute tanto anche attorno alla questione quota 100, bisogna renderla più economica, tagliare di qui, tagliare di là. Stiamo parlando di persone che finalmente, grazie al Movimento 5 Stelle al governo, quasi 200.000 persone possono andare in pensione, no, ma io non volevo entrare nel merito. È una forma di superamento. Volevo soltanto dire che forse avrei evitato in un momento così delicato per l'alleanza di buttare l'ennesimo tema divisivo sul tavolo, tutto qui. Ma non è... Allora, rientra nella dialettica politica, come tante questioni si discute. La questione di Radio Radicale per me è, e per tutto il Movimento 5 Stelle è da affrontare, e siccome abbiamo avuto una linea fino all'altro ieri, chiaro che questi temi emergano. Dopo sta un po' anche, anche ai media dare una maggiore priorità a un tema piuttosto che un altro. No. Va bene, grazie Cominardi. La dialettica politica di questi tempi è molto accesa, non so, io e Giretti siamo amici da un sacco di tempo, non siamo mai stati così dialettici però come sono i giallorossi. Facciamo una cosa, vediamoci la giornata di ieri che è stata un po' complicata, che se ne dica e poi ne parliamo. Possiamo dire sostanzialmente che la legge di bilancio è chiusa. Per quanto mi riguarda è una legge di bilancio che ci soddisfa. Il testo della manovra sembra finalmente in dirittura d'arrivo. Ieri un nuovo vertice fino a sera per appianare le divergenze tra le diverse anime della maggioranza. Guardate, è una legge di bilancio che è nata in una situazione difficile, con un paese in stagnazione, con un enorme aumento IVA da scongiurare. Io credo che in poche settimane abbiamo raggiunto dei risultati straordinari. Ma lo scontro tra PD e 5 Stelle è andato avanti per ore sul rinnovo del contratto a Radio Radicale, poi il compromesso. Radio Radicale proseguirà nel servizio fino alle espletamento di una gara. Cioè, così finalmente la smettiamo con questa mangiatoia di soldi pubblici nei confronti di un'azienda a discapito di tutti quanti gli altri. Ma i malumori restano e come? La nostra è una repubblica parlamentare, mi risulta. Nel senso che questa è la proposta del governo e poi il Parlamento la cambia. Da Italia Viva già promettono battaglie di emendamenti, ad esempio su quota 100 e sulle cosiddette microtasse. Io sono stato sempre quello che ha detto. Io mi meraviglio di chi si meraviglia che Renzi sia uscito dal PD. Sappiamo benissimo in alcuni casi alcuni atteggiamenti del passato, li conosciamo bene e non mi meraviglio che ci siano nel presente. Serve coesione o il governo salta? Era tornato a ripetere in mattinata Zingaretti. Credo che abbia ricordato che stiamo facendo un governo in una situazione di emergenza straordinaria, stiamo affrontando una manovra di bilancio con numeri pazzeschi, abbiamo trovato già 23 miliardi per non far aumentare le tasse agli italiani, stiamo cercando di fare investimenti ed è bene che siamo tutti uniti. Ma il Movimento 5 Stelle è ancora nel caos, dopo la sconfitta in Umbria le anime al suo interno sono in subbuglio. Siamo in una fase in cui stiamo molto discutendo al nostro interno ed è giusto che sia così, perché siamo in una fase continua di cambiamento, di evoluzione. Questa è la fase più delicata del Movimento 5 Stelle, secondo me, dalla sua fondazione. Intanto un nuovo terreno di scontro potrebbe aprirsi sulla questione Libia, con 24 parlamentari, tra cui esponenti di PD, Leo e Italia Viva, che chiedono di sospendere immediatamente il memorandum. Può essere migliorato, però nessuno può smentire il fatto che grazie a quel memorandum noi siamo passati da 170.000 sbarchi a 2.200 sbarchi in Italia nel giro di 2 anni. Quindi vuol dire che quel memorandum sta funzionando. Grazie. Allora, Dario Nardella, già il PD e 5 Stelle non si sentono tanto bene. Poi c'è pure Renzi da New York che promette battaglia. Come la vede? Devono andare d'accordo, anche perché poi alla fine questo governo l'abbiamo fatto perché la Lega è scappata dai problemi dell'Italia, ha fatto cadere il suo governo e quindi noi ci siamo ritrovati a dover sostenere un nuovo esecutivo. E da sindaco io posso dire solo questo, inutile dire quanto dura, quanto non dura. Dura se fa le cose questo governo e le deve fare sulla questione della riqualificazione delle periferie, far ripartire le opere pubbliche,
evitare, questo lo ha fatto, l'aumento dell'IVA che sarebbe stato devastante non solo per i commercianti ma anche per i consumatori, e ora devono lavorare, se parlano meno è meglio, se lavorano di più siamo contenti anche noi sindaci. Allora Massimo Giletti, come te lo spieghi? Per 14 mesi abbiamo raccontato continuamente le divisioni del governo giallo e verde, i litigi, e dopodiché si fa il nuovo governo, si dice questo governo viene per fare la quiete, no? Perché dopo tutto questo, cioè di mai all'inizio dicevo abbiamo bisogno di lavorare, appunto, di fare le cose, e invece siamo punto e da capo, si litiga tutti i giorni su tutto. Ma è un mondo che è cambiato, cioè l'unico partito vero storico che è rimasto è anche se la Lega è una vita che è più partito. Antico, ma è cambiato, sì, completamente, è cambiato, il DNA, la Lega, sono è cambiato d'accordo il con DNA, te. È rimasto il PD. Se tu guardi nel mondo, Trump, Putin, in Cina stessa, cioè ci sono delle persone molto forti che hanno stravolto l'idea di, anche Boris, nostro in Inghilterra, Boris Johnson, nello stesso modo, cioè è tutto cambiato. Lo stesso Partito Democratico deve porsi una, io personalmente credo che proprio per un'epoca totalmente diversa, per uscire, dovrebbe avere il coraggio di chiamarsi in un altro nome. Ma non perché si cambia il nome, cambia il contenuto, dovrebbe però dare un segnale, avere coraggio. In tutto il mondo la sinistra, diciamo, si chiama democratica, poi si possono chiamare come diavolo vogliono, però sarebbe un segnale per porre fine a quella famosa cosa che dice guerra di bande armate, l'ha detto il ministro dell'agricoltura, ma è un'esasperazione, ma nel PD ci sono sempre grossi problemi correnti, continuo a sentire tensioni, se non si parte da lì, poi il Movimento 5 Stelle forse è finita la fase propulsiva, non ha mangiato la mela del peccato perché non l'ha ancora mangiata, ma per chi l'ha votato, certamente alleandosi col PD e con la Lega, ha perso proprio quello che era l'idea di movimento, capisci? Quindi sono due partiti che stanno lì perché avevano un unico obiettivo, colpire Salvini. Salvini sta fuori, continua a vincere. Se tu fai un partito, un governo, solo per andare contro a qualcuno... E alle dopo urne, non dimostri... alle urne l'altro prende i voti. Eh sì, ma devi dimostrare di fare le cose. E se lo fai per star contro Salvini, fai il gioco di Salvini. Certamente l'Emilia Romagna, che è una regione dove ha governato bene Bonaccini, eccetera, ha tutto un altro sistema rispetto all'Umbria, dove, cioè, è stata devastata. Sono d'accordo. Ecco, allora, però è un test. Se perdono anche lì, non è che il palazzo può sempre gestire il potere, dovranno tornare a parlare ai cittadini. Arrivo subito da Mauro Zamorelli, però voglio ripassare un attimo da Nardella, perché quella cosa che dice Massimo è un po' quella che sentiamo tutti, sì. No? Questo governo, cioè, Salvini ha delle parole d'ordine molto forti e molto chiare, piacciono o non piacciono, tu sai, Salvini, dove vuole andare a parare. Questo governo, sai che non si capisce bene qual è l'idea, sì, fondativa, ma... al di là del dire abbiamo salvato l'Italia da Salvini, abbiamo evitato lo spread, ma non può bastare però per stare al governo. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Giletti. Se si pensa di fare un governo con il solo merito di aver tenuto Salvini all'opposizione, si fa una cosa sbagliatissima. Il governo deve servire a fare delle cose, non a lavorare contro qualcuno. E anche il PD, se come scrive il mio segretario Zingaretti oggi su Quella della Sera, deve rifondarsi, si rifondi davvero però. Ma davvero, dico. Ricominci dal territorio. La Lega, ad esempio, ha sempre mantenuto un rapporto col territorio. Il PD lo sta perdendo, lo dico da sindaco e da anni lavoro nel territorio, sono stato anche parlamentare. Allora, si vogliono cambiare le regole? Bene, il Partito Democratico, oltre a cambiare nome, sono d'accordo anch'io con Giletti, potrebbe essere già un bel segnale, deve cambiare la sua pelle, anche il suo DNA. Negli organismi dirigenti, invece di mettere solo ministri, sottosegretari, viceministri e parlamentari, si mettano i sindaci. Un terzo della direzione nazionale del PD sia costituita da sindaci, amministratori, gente che ogni giorno sta con i problemi concreti. No, voglio dire una cosa che ci guarda a casa. Che sa quanto costa un biglietto dell'autobus. No, non vorrei che si pensasse questa cosa, Nardella la dice perché lui è sindaco, perché in effetti il tema dei sindaci è molto importante. Sono quelle persone, i sindaci, che la mattina si svegliano e hanno a che fare i problemi reali di tutti noi, tutti i giorni. È un'altra storia, la politica è per forza vicino alla gente quando fa il sindaco, quindi secondo me è un elemento interessante di discussione questo. No, ma che volevi dire? Voglio dire, sono d'accordo con quello, il problema è venuto da me poco tempo fa Salvini,
mi ha portato una sua felpa, c'era scritto San Pellegrino di Norcia, che è un piccolo centro, sì, ma proprio vicino, piccolissimo. Quindi è nato ovunque in Umbria. Ho capito, ma cosa rimane di quest'Umbria, se vogliamo, da un punto di vista mediatico? Rimane il palleggio di Conte, molto bello, tutti hanno contato i numeri di palleggio, eccetera, ma chi aveva vicino? Un grande imprenditore. Cucinelli. Sì, bravissimo, straordinario, ma aveva quella cosa. Quindi il sistema di sinistra sta vicino al sistema degli imprenditori di un certo tipo. Salvini va dentro a sporcarsi le mani in quei posti dove ci sono 100 persone a seguirlo. In un paesino di 200 anime va lì. Ecco, allora, e quando dice Nardella deve tornare al territorio, c'ha pienamente ragione, ma come ci torna? Stando con Cucinelli? Oppure andando alla sagra della carota? Ecco, sappiamo per dire tutti quanto non ti piaccia Salvini, quindi andiamo oltre. Però il punto che pone Massimo è il punto di quel signore lì, va in mezzo alla gente, sta alle ore, si fa i selfie, va in giro, va nei paesetti. E effettivamente il premier va in Umbria, va a trovare un imprenditore che io considero un genio assoluto, che fa anche un'impresa molto sociale, molto ben fatta, e però è il re del Kashmir, è un'altra storia, no? Per te che sei un uomo di sinistra? Brava, hai detto bene, sono un uomo di sinistra. Allora io voglio premettere intanto che qualsiasi governo che non veda Salvini al suo interno è meglio, è il meglio che ci sia adesso, per un motivo semplice, non perché mi sta antipatico Salvini, perché io l'ho visto come ministro dell'interno e come vice premier e non ho mai visto, eppure ormai ho quasi 65 anni, fare sfacelo delle istituzioni a tutti i livelli. Le istituzioni sono la garanzia della democraticità di un paese. Non si canta l'inno di Mameli con le cubiste e bevendo mojito. Io poi non sono neanche patriottico. Appunto, però quell'inno è l'inno frega di tutti. Ma quindi a te e che se te uno frega è ministro, quell'inno lo rispetta. Detto questo, io anche in buona parte sono d'accordo con Giletti. Perché vogliamo fare un governo anti Salvini? Avessero avuto il coraggio di dirlo fino in fondo che non è un governo anti Salvini, è un governo di riscatto nazionale, di recupero di valori, di affermazione, di visione diversa di una società aperta rispetto all'incubo di società che Salvini prospetta. Allora avrebbe avuto un'anima questo governo. Allora qual è l'incubo? Ma non era possibile, perché chi c'hai in questo governo? C'hai Di Maio, che fino a ieri, anzi oggi è di nuovo quasi sulle posizioni di Salvini, cioè c'hai l'uomo di Pongo, io lo chiamo l'uomo di Pongo. Di Pongo? Pongo, sì, perché dove lo metti prende la forma, no? Avete visto, da bambini si giocava col Pongo. Sì, io adoravo giocare di Pongo col Pongo. E poi c'hai il grande statista, Conte. Ma perché un grande statista? Scusatemi, io veramente vengo da un altro pianeta, però è il pianeta della mia memoria. Io pensavo che grandi statisti, anche che non apprezzavo, metti Andreotti, non potrei mai negare che è stato un grande statista, nelle luci e nelle ombre. Ma Conte è un avvocato che potrebbe difendere Borsellino o Totorrina allo stesso modo. È un vuoto a perdere. Ma è la prima volta che credo che ci sia un punto di contatto tra Vauro e Morelli. Vedo che su questa cosa Morelli non la pensi poi così. Ma allora, cioè, guarda, io devo dare atto a Salvini, proprio con tutta la mia simpatia in questo caso, di essere riuscito a farsi fuori da solo, perché si aspettava questi che lo mandassero a casa, era ancora lì. Allora, Morelli, prego. Grazie. A me intanto piace sentire gli interlocutori. Perché dire, io sono antipatriottico, però l'inno deve essere usato così. Non ho detto io che sono anticlericale. Però è noioso questo. Io non ho detto che non sono, sono antipatriottico, ho detto che non sono patriottico. Non ho questi affatti. Non sono patriottico, ok, bene, correggo. Allora, riprendo. Allora, mi piace molto in sentire questi interlocutori. Sentire persone che dicono, io non sono patriottico, ma l'inno va suonato così o cos'ha. Io non sono religioso, ma i simboli... Ma sono ministro io? Io non sono... Ma sono ministro della Repubblica religioso italiana? Ma guarda, io non sono religioso. Morelli, no, adesso, grazie a Dio lei non è ministro della Repubblica italiana. Grazie a Dio, non lo so. Grazie a Dio, non lo è, perché
perché non rappresento guardi, anzi, tutti i cittadini, ci rappresento uno solo. Beh, quattro, riesce per a sfortuna, noi, così sì, poi con vabbè, me. Per sfortuna lei non è ministro di questa Repubblica, perché mi piacerebbe, perché se lei fosse ministro di questa Repubblica, grazie a Dio la Lega dopo una settimana in suo ministero prenderebbe il 101%. Poi basta, mi date un po' dei 49 milioni, visto che mi faccio tutti questi favori. Ce l'ha già abbastanza lei di milioni, non se ne preoccupi. Ho i milioni? Non lo so, ce li avrà, glielo auguro. Ora che con tutte le vignette che ha fatto, mi porto il conto, esatto, no? Con tutte le vignette che ha fatto, quindi mi auguro per lei che un po' di soldini se li sia messi. Un milione a vignetta io vado, ragazzi. Un milione a vignetta, meglio per lei, complimenti. Facciamo finire i soliti comunisti col portafoglio destro. Fai il controcanto, Mauro. Comunista, ma ridicolo. Ma l'ha detto lei che guadagna un sacco di soldi, non l'ho detto io. Questo è teatro puro. L'ha detto lei. Radical chic, professorone, questa demonizzazione della cultura, no? Cultura. Ecco il riscatto che ci dà. Quale cultura? Quale cultura? Persone che sanno per leggere e scrivere. Quale cultura? Troviamo cultura, per favore. Li chiamate? Li disprezzate? Probabilmente per me qua sarebbe più facile trovare un porcino alla ricerca di funghi piuttosto che alla ricerca di cultura qua. Quindi, detto questo, io ringrazio Dio di averci dato Mauro e bravo, altri e altri detto, esponenti. Ringraziami anche in modo tangibile. Gesù. E vede che è sempre attaccato ai soldini. Sì, questa cosa, ragazzi. Oh, c'ho la casa a Capalbio, ma che scherzo. Veramente? Allora, come no? Io devo andare in pubblicità. Meglio per lei. Favore, Ermanno, puoi inquadrare la faccia di Massimo Giletti, la gioia che doveva avere a che fare con questa roba. Lui sta lì sereno, non se ne deve occupare lui. Guarda quanto è contento. Siccome pubblicità, torniamo subito. Però poi tocca a me, Brindisi a futuri migliori, sì, dai. Dopo 12 anni di parole, cambiamo lo statuto. Vuol dire cambiare come questo partito è organizzato, renderlo più aperto, più democratico, più divertente. Il divertimento per Nicola Zingaretti è iniziato con i giovanissimi militanti PD di Poggi Bonzi, in provincia di Siena. I cambiamenti interni al PD sono ripartiti da un manifesto presentato in anteprima nazionale, con temi quali l'ambiente, il salario minimo universale, la scuola e il bonus cultura. Le politiche che sta portando avanti il Partito Democratico perlomeno non sono condivise da gran parte della popolazione. Il tema ricorrente però è stata l'alleanza giallorossa. Nonostante la debacle umbra, per questi giovani e per il segretario Dem, il nemico da fermare resta Matteo Salvini. In realtà Salvini, dopo 15 mesi di governo, l'Italia gli ha lasciato che cosa? Debiti e bugie. La fiducia nel governo, almeno da parte nostra, c'è. Della serie, è l'unico modo che abbiamo per cercare di arginare l'ondata Salvini. Meglio che con la Lega, sì, dai. Zingaretti non le risparmia però all'alleato di governo. Al nostro fargli notare che Di Maio ha deciso di correre senza il PD alle elezioni in Calabria ed in Emilia Romagna, ha risposto fra lo stizzito e l'ironico. Chiedetelo a Di Maio, visto che ha cambiato idea, diteglielo. E dal palco, con i giovani militanti, fra un sorso di birra ed un'analisi della sinistra oggi... Raga, al lavoro e alla lotta! Il segretario ha ribadito... In queste settimane io ho cominciato ad alzare la voce perché riguarda anche la nostra identità al governo. Io, come sapete, ero tra i più scettici nel fare questo governo perché avevo un po' paura che rischiavamo quello che sta accadendo adesso. Ma vabbè. La platea, più age che giovane, ha seguito, ma non del tutto, il leader del PD. Mi sarei aspettato un più incisività. Timido, forse potrebbe osare un po' di più. Abbiamo chiesto allora a Zingaretti un brindisi speciale. Fa un brindisi a Di Maio? Prendiamo le vittorie! Quali? Ha fatto le corna, quali? Di Maio, non ho capito bene. Invece che brindisi, ma quali? Le corna? Cioè, la domanda è a quali vittorie? Perché... Eh? La domanda era quali vittorie? Le prossime. Ah, vabbè, ok, nel prossimo secolo. Ma
Morelli, prego, doveva parlare lei, sempre che Mauro riesce a stare due minutini tranquillo. Mauro si è cucito la bocca, metaforicamente. Vai, approfitti, Morelli. No, molto semplicemente, visto che prima si parlava della nostra presenza sul territorio, oggi per esempio Salvini sarà a Parma e a Ziano Piacentino, un piccolo comune, chiaramente, vicino a Piacenza. E visto che Massimo diceva la sagra della carota, sarà la festa della zucca. Vedete? Tanto per Halloween, Halloween. Tipica, no, perché noi, insomma, Halloween noi è straniero, noi prima le zucche italiane. La sagra della zucca, che in quelle zone è una, è una caratteristica importantissima di quei territori. Un prodotto Quindi noi importante. Per questo andiamo lì. Detto questo, è chiaro che la nostra presenza sul territorio, il fatto di avere tanti sindaci, tanti assessori, tanti consiglieri, tante persone che su quei territori, oggi dell'Emilia Romagna, ieri dell'Umbria e nei prossimi mesi di Toscana, Veneto, Liguria, Puglia, Calabria, sono pronti per dare delle risposte, è una cosa che evidentemente ai nostri concittadini piace. E se dall'altra parte c'è l'antisalvinismo punto e appunto veniamo accusati di odio, cattiveria, eccetera, eccetera, poi però quando andiamo nelle strade, quando andiamo ad amministrare i comuni, tutto questo odio, bla bla bla, i cittadini non lo sentono, si rendono conto che c'è una propaganda appunto, contro la Lega, ma che poi nei fatti la segre l'appoggiate e tutti sanno che voi l'odio lo odiate, siamo tutti tranquilli così. No, ma cioè, mi scusi, l'Italia odia l'odio, per scusi il gioco di parole, perché c'è una normativa, delle norme, la Costituzione prima di tutto, che ci danno l'indirizzo, e se sei italiano e rispetti questo paese, è evidente che rispetti le sue regole. No. Allora, Dardella. No. Ma guardi, intanto a proposito di vittorie, noi in Toscana abbiamo vinto. Io ho preso il 57% al primo turno e la Lega a Firenze ha preso il 14%. E in quella tornata elettorale è venuto a Firenze, è venuto quattro volte a Firenze. La cosa interessante quindi è che Salvini si è fatto vedere, la Lega era anche al governo. A proposito di odio, devo anche dire una cosa. Non nascondiamoci dietro il fatto che la destra usa un linguaggio molto chiaro, molto forte, ma che è un linguaggio che dentro ha degli elementi anche di odio e di discriminazione. Tipo? Non so se lo sa l'onorevole, ma la Lega di Prato qualche mese fa ha detto che non si possono fare le piste ciclabili perché ci vanno sopra gli immigrati. Allora, questo linguaggio è un linguaggio serio oppure un linguaggio che incita all'odio e alla discriminazione, oltre ad essere anche un po' stupido, no? Dire che non si fanno le piste ciclabili perché sennò ci vanno i poveracci, gli immigrati. Io dico il contrario. Io non rispondo con odio a odio. Io dico, quando la politica scende così in basso ci perdono tutti e giustamente i cittadini non hanno più fiducia nella politica. Massimo. Quindi c'è un PD che vince, Merlino. È il PD che ha vinto a Livorno, è il PD che ha vinto a Firenze, è il PD che ha vinto a Bari. Scusi, Nardella, ma secondo lei in Emilia Romagna, che sia io che Giletti abbiamo detto è ben governata da Bonaccini, dovrebbero correre insieme PD e 5 Stelle? Poi però possono correre insieme se la smettiamo di... Ah, pensavo che fosse a me la domanda. No, è a lei, infatti, è a lei. E a lei, Nardella, la domanda è proprio sua. Io credo si sia sbagliato. Grazie, Giletti. No, io credo che l'errore sia stato quello di caricare troppo di aspettativa politica questa alleanza PD 5 Stelle. È stato un errore parlare di alleanza politica. Se invece si lascia decidere ai territori, poi gli accordi si possono anche fare. Siano gli emiliani a decidere se PD e 5 Stelle devono andare insieme. E in Toscana lascino fare a noi toscani. Se invece si decidono sempre le cose a tavolino, nelle stanze romane, è evidente che si crea un distacco. E lei per la Toscana come la pensa? Scusi. Scelte sbagliate. Io dico che se in Emilia Romagna mi sembra più logico un'alleanza PD 5 Stelle, in Toscana per ragioni locali e non per motivi romani, di politica romana, di convenienza politica romana, per ragioni locali in Toscana è più difficile fare un'alleanza con i 5 Stelle perché abbiamo posizioni molto diverse, ad esempio sulla Repubblica. Massimo, devo sentire ancora, però il centrodestra, mi scusi, dico un'ultima cosa, Mellino. Al volo. Il centrodestra ha governato
ha governato unito in molte regioni, mentre invece a Roma, al Parlamento, erano divisi quando la Lega era contro Forza Italia, alleata con 5 Stelle. Allora, scusatemi, mi metto questo adesivo molto importante, 45520, che è Sole Terre, che è una campagna magnifica che Varo fa da molto tempo, che riguarda i bambini malati di tumore e l'aiuto di cui hanno bisogno, che non è solo medico, ma ha a che fare con tante altre cose importanti. Chi ha avuto un malato in casa lo sa cosa vuol dire per le famiglie affrontare problemi come questi, drammi come questi, e anche riuscire a risolverli avendo forza, coraggio e qualcuno attorno che ti aiuta. Dato che però è un tema molto importante, io direi una cosa, Paolo, io tirerei fuori l'altro adesivo che ho visto che è in tasca e lo farei mettere a Morelli, perché vedrai che Morelli se lo mette con piacere. Ci mancherebbe, cioè, ci mancherebbe, esattamente. Ah, è un bel gesto fra voi bisogna due. Fare, cioè, no, è per voi due, non lo facevo mica per lei, perché avete un rapporto complicato. Io lo faccio per il numero e non per il signor Paolo. Io lo conosco bene, so che lei, figuriamoci, se ha un problema io su questa cosa. Io lo do molto volentieri. Esatto, glielo mettiamo, poi grazie. Andiamo in pubblicità e quando torniamo Paolo ci spiega bene qual è, mettetelo vicino alla alla Lega, lì vicino a... Ma che bello. Senza coprire Alberto D'Aggiussani. Poi ti rimane un attimo, Paolo, che ci deve iniziativa molto particolare questa che sta venendo a promuovere. Vieni casomai ancora un attimo, Massimo, rimane con noi. Pubblicità. Mondo italiano. Mondo italiano. Allora, 12.01. Siamo un po' in ritardo, perdonami Luca, ma abbiamo avuto una mattinata abbastanza intensa, compresa poi la campagna di Sole Terre, che questo numero che vorrei che da casa continuassi a chiamare 45520. Prego, Luca, caro, con le notizie del giorno. Siete perdonatissimi. Allora, Mirta, le notizie del giorno, al netto della manovra, dei provvedimenti e delle polemiche che la accompagnano, di cui parlate, sulle quali torneremo, ci sono dati non buoni dall'Istat che riguardano la disoccupazione, che torna a salire praticamente in 3 mesi, sono stati persi, sono dati di settembre, sono stati persi 60.000 posti di lavoro, tra i giovani è al 28,7% il dato della disoccupazione, di fatto crescono solamente gli occupati a termine. L'inflazione a ottobre è pressoché ferma, più 0,3 sull'anno. Parleremo anche dell'ufficialità, allora, della fusione tra FCA e Peugeot, dunque nasce questo colosso che diventerà, per quanto riguarda la mobilità, il quarto al mondo, ma dovrebbe essere, dovrà essere leader per la mobilità sostenibile, e il CAN ne sarà il presidente, una fusione paritetica perché verrà controllata l'azienda al 50% dagli azionisti delle due case madri. Ci sono su questa operazione anche dei dubbi da parte dei sindacati per quanto riguarda l'occupazione, perché si dice in Italia gli stabilimenti sono pieni di cassintegrati, quindi la fusione potrebbe essere pericolosa, dicono i sindacati. Ma andremo a vedere anche come ci siano tante crisi aziendali in questo momento nel nostro paese. Ripartiremo da Whirlpool, oggi c'è il presidio dei dipendenti, nonostante quella soluzione trovata ieri, che è una toppa temporanea perché l'azienda è tornata a parlare di sostenibilità per quanto riguarda lo stabilimento di Napoli della Whirlpool. All'estero andremo per mostrarvi anche le immagini del Pentagono che ha mandato, che ha diffuso sull'operazione che ha portato alla morte di al-Baghdadi, il capo dell'ISIS, tradito da uno dei suoi fedelissimi che si voleva vendicare perché al-Baghdadi, l'ISIS, ne avevano ucciso un parente. Adesso si è vendicato e incasserà la taglia, 25 milioni di dollari, non poco. A te Mirta, ci vediamo alle 13.30. Grazie Luca, a più tardi. Sei milionario. Devo andare a ammazzare. Io voglio tornare un attimo a Sole Terre. Adesso abbiamo anche i lavoratori di Becker sotto il Ministero dello Sviluppo Economico che ci aspettano. Abbiamo molti collegamenti che sono già accesi, ma rimaniamo un attimo, perché questa campagna che sta promuovendo Mauro, di questa associazione Sole Terre, di cui lui si occupa da tanto tempo in prima persona, voglio dirlo perché quasi sempre queste cose sembrano cose fatte da altri, non sai bene dove vanno i soldi. Lui lo fa personalmente. È un progetto bellissimo che riguarda i bambini. La campagna si chiama Grande contro il cancro. Prego, Mauro. Abbiamo cominciato questa puntata tristemente, giustamente, parlando di una società che rischia di ammalarsi di odio, di rancore. Abbiamo visto quanto è difficile che la politica, che da una parte lo fomenta l'odio e il rancore, dall'altra timidamente, spesso pavidamente, è incapace di arginarlo. Allora io credo che
ci sia un antidoto forte in questa nostra società civile. Quell'antidoto è veramente un antidoto civile ed è la solidarietà, la capacità di empatia, la capacità di mettersi nei panni degli altri, anche di un bambino malato di cancro, sia o non sia italiano, perché quello è un bambino malato. Io credo che questo sia un antidoto importante e la solidarietà non va solo enunciata, deve essere una pratica. A volte è una pratica semplice, come quello che stiamo chiedendo oggi, fare un SMS al 45520. È un gesto che sembra minimale, ma credo che è un gesto che faccia del bene per prima a chi lo fa. Sono d'accordissimo. Allora, voglio fare uno speciale encomio a Dario Nardella, che dato che Massimo e io avevamo i numeri che ci aveva dato da puntarci sul petto, Mauro se l'è fatto da solo nel suo ufficio. E io lo voglio ringraziare. Grazie. Grazie. Bravo Dario. Massimo Giletti, volevi dire una cosa a Nardella? Prima di salutarvi voglio fare i complimenti a Nardella, nel senso che io sono abituato a vedere queste immagini un po' triste del PD, degli uffici del PD. Ve la ricordate l'ultima alle elezioni, questi scaffali tristemente vuoti dietro? Invece Nardella ha tutto. Manca la foto di Ribéry, però dietro c'ha colore. Ecco, diamo un po' di colore a questo PD. Lo colori lei. Perché la verità è che dipende da quanto ti piace fare il tuo lavoro. Quel lavoro lì, sì, a lui piace tanto farlo. Lo fa, questo conta, no? Puoi anche fare il sindaco. Ma si cali davvero il PD con la gente. Anche Giletti è molto bravo, farebbe bene il sindaco. Va bene, un paese piccolo, grazie. Un abbraccio. Beh, rimane ancora un secondo. Sì, Massimo, sì. Io devo presentare gli ospiti che ci hanno raggiunti, che sono Ignazio Corrado, collegato con noi da Bruxelles, europarlamentare al lavoro a Bruxelles, il mitico Alan Friedman, collegato con noi da Palermo, da una bellissima libreria, perché sta promuovendo il suo libro in giro per l'Italia. Buongiorno. Questa non è l'Italia. Ciao Alan, ben trovato. E Antonella Boralevi, che buongiorno, adesso entrerà perché si siede al posto di Mauro. Caro Mauro, mi dai ancora un minuto del tuo tempo? Grazie. Ciao, vi ringrazio tutti, grazie Nardella ancora. Grazie. Ciao Mauro, grazie a te. Grazie. Aspetta, scusa, prima Antonella, lascia il numero d'Antonella, certo, ovvio, appuntiamo il numero d'Antonella Boralevi, e come sapete è una scrittrice, una giornalista, e fa una rubrica sulla stampa molto interessante che si chiama Lato Boralevi, in cui ogni giorno racconta un pezzetto di realtà a modo suo. Quindi grazie di essere qui, Antonella. Io vado però ai lavoratori di Bekaert. Non so se vi ricordate la vicenda Bekaert, è una di quelle vicende di delocalizzazione, è una di quelle vicende che sembrava ben risolta, e invece questa mattina i lavoratori sono davanti al MISE, sotto il Ministero dello Sviluppo Economico, ad attendere una riunione in cui il ministro Patuanelli è coinvolto. Ludovica, raccontaci per favore. Sì Mirta, ti dico, partiamo subito da qui. Il ministro Patuanelli è coinvolto, però non è presente oggi all'incontro, e questo è uno dei motivi per cui gli operai qui sono molto molto arrabbiati. Questa è una storia, lo ricordiamo tutti, in cui Luigi Di Maio aveva messo la faccia, da questo scorso era stato da loro, aveva promesso la cassa integrazione, che effettivamente è arrivata, anche se poi ti farò parlare con loro, arriva a singhiozzo da quello che riesco a capire. L'ultima volta che l'avete percepita è luglio, e soprattutto è in scadenza il 31 dicembre. La seconda promessa, quella per cui loro avevano anche brindato all'impegno di Luigi Di Maio, era di una reindustrializzazione che non è mai arrivata, ed ecco perché oggi invece si aspettano qualche risposta da questo incontro, partendo però appunto dal presupposto che speravano di incontrare il ministro. Invece, Marcello, il ministro non c'è. No, infatti siamo di molto arrabbiati per questo, perché non si capisce come mai in altre vertenze il ministro è presente e sulla nostra no. Voglio dire che qui ci sono problemi non solo per noi, c'è una mancanza di rispetto nei confronti di un intero territorio, c'è una mancanza di rispetto anche nei confronti del nostro Presidente della Regione, che puntualmente viene qui e non viene mai ricevuto da un Ministro. Allora, siccome noi siamo arrabbiati perché qui, oltre alle promesse che era stato fatto, se ne sono andate via tutte, siamo arrabbiati proprio dal punto di vista perché si viene snobbati completamente ministro. Noi non vogliamo sottovalutare il lavoro di altri, ci mancherebbe altro, però insomma, ecco, ci sembra una mancanza di rispetto, e questo secondo me non va bene. Ho
capito molto bene, ci sono due elementi in questa cosa che dice Marcello, perché c'è un tema che è soluzioni molto complesse, lo voglio dire, le promesse vanno fatte con grande attenzione, perché poi si fanno promesse che non si possono rispettare, per il semplice motivo che in alcuni casi non ci sono gli strumenti per fermare le aziende che vogliono andare via. Quindi diciamo le cose come stanno, però certo io sono d'accordo con questi lavoratori, l'attenzione, io questo appunto Giretti lo sa perché è un metodo di lavoro che abbiamo in comune, io le storie che comincio a seguire non le mollo mai, perché penso che sia un nostro dovere non spegnere i riflettori mai, perché non è che c'è il grande sciopero, poi c'è il grande annuncio di un ministro, noi poi chiudiamo la Saracinesca, no, noi con Bekaert, con Embraco, con Whirlpool, siamo al fianco dei lavoratori sempre, perché farli parlare, farli vedere, farli sentire è essenziale. Allora, devo sentire Nardella, poi Giletti e poi devo liberare Massimo, quindi Nardella cosa voleva dire che mi ha chiesto di rimanere? Poi devo arrivare da Corrao ovviamente. No, sì, la ringrazio molto perché io conosco bene la vicenda della Bekaert che è qui a Firenze, a pochi chilometri, e come sindaco della città metropolitana l'ho seguita. Intanto voglio dire agli operai che sono lì, li conosco tutti, che devono resistere perché ci vuole forza, determinazione e tempo. Seconda questione, le richieste sono molto semplici. Il governo deve farsi garante nell'individuare un acquirente che porti in fondo la reindustrializzazione del sito. Questa è la cosa importante, oltre alla proroga della cassa integrazione. In queste ore sto cercando il ministro Patuanelli, perché il ministro deve essere presente in prima persona, e poi vorrei anche approfittare dell'area che tira per dire che al tavolo ci deve essere anche la città metropolitana. Noi abbiamo dato più volte la disponibilità a dare una mano, quindi il ministro non solo sia presente, ma convochi tutti quelli che possono fare qualcosa. L'unione fa la forza in questi casi. Le istituzioni devono essere tutte unite. Non si scherza quando i lavoratori perdono un posto di lavoro in modo drammatico. La proprietà della Bekaert ha deciso da un giorno all'altro, Merlino, lei lo sa, sì, di cambiare il paese. Allora, quando si dice che l'Europa non serve, è qui che l'Europa si deve far sentire. Non è possibile spostare una fabbrica da un paese europeo a un altro paese europeo senza che nessuno dica nulla. A questo serve l'Europa. Allora, sono andati a produrre in Romania perché costa meno, come hanno fatto tantissimi. E questa è una cosa veramente folle che ci fa... Dico la verità, ci fa pensare che l'Europa è davvero inutile. Perché poi diciamo, siamo tutti europeisti a parole, però l'Europa non si occupa di questo. Massimo Giletti, naturalmente voglio dire grazie Nardella, arrivederci, a prestissimo. Voglio dire che se Patuanelli, il ministro, avesse voglia di intervenire in qualunque forma, noi siamo qui, aspettiamo le sue parole. Massimo Giletti. No, ma io al di là delle parole penso a mio padre ha 90 anni, nel momento in cui ci siamo posti la domanda se era giusto delocalizzare in un paese dell'est la nostra azienda tessile, che è nata nel 1882, quindi insomma stiamo parlando 1884, quindi stiamo parlando di due secoli fa. Ci siamo guardati, ci siamo detto no, mio padre ha detto no, io rimango in Italia perché le famiglie italiane hanno me in questa valle come unico riferimento. 90 anni, sta ancora lì, si alza tutte le mattine, chapeau. Ma la domanda che il paese deve dare agli industriali come mio padre, che poi sono tessuto vero, non è la Fiat, sono le aziende medio-alte, 6, 60, 70, 50, ecco questo è il tessuto vero del nostro paese, manifatturiero. Che risposte dà lo Stato a mio padre? Il costo del denaro delle banche è sempre alto, il costo degli operai, che poi in tasca ricevono pochissimo, è altissimo. Allora, gli industriali a un certo punto dico, ma chi me lo fa fare? Mio padre rimane lì a 90 anni, non ha voglia più di andare a sbattersi da altre parti. Ma questo Stato, storicamente, che promette aiutiamo gli industriali, dove li ammette? Sul costo dell'operaio? Non l'ha fatto, non abbassano i costi. Abbassano i costi dell'energia? Non abbassano i costi dell'energia. Costa il 30% in più produrre qua energia per un'azienda. Allora, a chiacchiere sono tutti bravi, poi mettiamoli tutti in cassa integrazione, così paghiamo di nuovo, ma dai, non c'è una politica industriale in questo paese da anni, non si programma più niente, si fanno arrivare nazionalizzazioni dall'esterno, rubano il marchio spesso, prendono e se Turchia ne vanno fuori, sono sempre queste le storie. Allora lo sappiamo, credo che Alan Friedman può dare risposte, perché è un uomo di mondo che conosce l'economia meglio di tutti noi. Allora io vorrei risposte a questa gente, perché allora, il lavoro si produce
produce dando aiuto a chi fa il lavoro, non con casse strane così che hanno redditi che variano a chi. Allora, io prima di arrivare da Friedman, però voglio, Antonella, voglio passare però da Corrao, perché è importante la sua risposta, perché Massimo pone un tema, no? Le grandi multinazionali fanno come gli pare, arrivano, prendono dal nostro paese in molti casi anche finanziamenti e poi se ne vanno, non c'è mai un essere umano con cui parlare, un imprenditore a guardare negli occhi. Per fortuna in Italia c'è ancora un tessuto imprenditoriale fatto di famiglie, di persone, appunto il papà di Massimo che ha 90 anni tiene alla sua industria. Però dice lui, ma secondo voi perché la gente rimane qui? Perché è un atto di fede, perché poi dopo per un imprenditore medio produrre in questo paese è molto più complicato, perché non dovrebbe dire oh me ne vado in Romania, mi danno i permessi in 3 giorni, pago gli operai la metà, ognuno pensa ai problemi suoi poi nella vita, Corrao. Sì, no, più che pago gli operai la metà e ho tutto il risparmio che ho, il vero punto di spostarsi in Romania è che si accede al libero mercato, al mercato unico europeo, alle stesse condizioni, quindi si crea un margine di profitto gigantesco rispetto che produrre in Italia o produrre in Francia o produrre in Germania o Regno Unito, dove gli operai si pagano con determinate cifre, dove ci sono dei diritti sociali e dove c'è un costo delle tasse di un determinato tipo. Questo è logico, quello che sentivo dire è chiaro ed è scontato, questo è il grande errore dell'Unione Europea, la parte mancante dei trattati, il fatto che non ci sia un'unione fiscale, il fatto che non ci sia un'unione lavorativa, il fatto che un operaio costi guadagni 200 euro in Romania, mentre 5, 6, 7 volte di più in altri paesi dell'Unione Europea, crea una competizione completamente falsata. Come si risolve? Si risolve andando a modificare i trattati, ci sono le condizioni oggi per modificare i trattati dell'Unione Europea, per avere più Europa, per avere un meccanismo comune, federale, come c'è negli Stati Uniti d'America, che ci rendi competitivi e forti al nostro interno? No, non ci sono le condizioni, perché tra stati prevalgono gli egoismi e prevale sempre il volere di multinazionali. Le regole su cui noi lavoriamo, io sono un parlamentare europeo, lo sono stato anche nella passata legislatura, spesso sono regole che vengono disegnate dalle grandi multinazionali e che vengono portate avanti dalla Commissione europea. È chiaro che le grandi multinazionali provengono per la gran parte dagli stati fondatori dell'Unione Europea, dai grandi stati, compresa l'Italia. Ci sono grandi multinazionali italiane che accedono al libero mercato abbattendo i costi. Però e scusi, hanno un grande Corrao, profitto, lei che mi sta dicendo che non c'è nulla da fare, dobbiamo rassegnarci? No. Non dobbiamo assolutamente rassegnarci, però dobbiamo guardare la cosa con realtà. Allora, se si vuole modificare e risolvere questo problema delle delocalizzazioni, la parola d'ordine, la battaglia da combattere è quella per un'unione lavorativa, un'unione fiscale a livello europeo. Altrimenti si risolve, e mi dispiace Giletti, è così, si risolve andando indietro nel tempo, e all'Italia non conviene, perché è chiaro che... Ma non possiamo sempre scaricare sull'Europa. Io capisco che ha ragione in teoria, ma se costa troppo il produrre da noi, sarà un problema dell'Italia che per pagare i buchi che hanno fatto tutti i governi deve prendere i soldi in un certo modo e aumentare sempre la spesa? Perché non tagliate la spesa improduttiva e investite su chi produce? Questo Giletti, è il punto vero, se no sempre colpa della Germania, degli Stati Uniti. Non parliamo per luoghi comuni, perché per quanto luogo noi possiamo comune, avere il ascolta, noi possiamo avere il migliore governo del mondo, non dico che noi abbiamo soluzioni a tutti, però possiamo avere il migliore governo del mondo che riesce a tagliare tutte le spese improduttive, riesce a ridurre al massimo le tasse, ma comunque non puoi competere con paesi dove il costo di produzione è 10 volte inferiore. Mi scusi, non puoi io qui devo intervenire. Con quei paesi con cui facciamo trattati di libero scambio e in cui non si rispetta diritti umani, non si rispettano diritti lavorativi, e dove il costo del lavoro è 10 volte inferiore. Valeri Friedman, mi scusi, eurodeputato, parlo da cittadino. Allora, quello che a me imbarazza profondamente è sentire nel discorso politico la retorica come risposta. Cioè, quando si diceva Friedman conosce l'economia, ma l'economia è una scienza facilissima, la finanza è molto più difficile perché è basata sul far soldi con i soldi. L'economia si basa sul buon senso. Allora, io vorrei sentire un politico che dice, che promette di fare i tagli e poi dice effettivamente non li abbiamo fatti, perché ogni taglio è un posto di lavoro che viene perso e è un voto che noi perdiamo. Cioè, quando si parla dei tagli non si parla di un pezzo di carta che si taglia con le forbici, si parla di posti di lavoro. Tutti gli enti inutili sono scelte fatti di persone impopolari. Che stanno lì dentro. Allora, perché in tutti questi 30 anni, ieri sera peraltro ne abbiamo parlato anche in un altro contesto, non si è
mai fatto nulla, perché nessun politico ha avuto il coraggio di prendere una decisione che ti inimica una parte di persone, che però crea valore per il paese, e quelle persone lì dopo creeranno di nuovo valore per il paese in un altro posto di lavoro. Perché, e chiudo, un altro tema, scusate, a me sembra veramente di essere Pinocchio sotto l'albero degli zecchini, perché io dico, qui io sento parlare del lavoro come se il lavoro esistesse di per sé. D'accordo che la Costituzione è fondata sul diritto del lavoro, qualcuno deve creare. Ma il lavoro va creato. Allora, ci sono due modi per creare il lavoro. Uno è lo Stato, perché lo Stato possiede le leve, che sono le opere pubbliche e i posti di lavoro nel welfare. E quindi lo può fare. Ci sono delle intere regioni dove la maggioranza delle persone lavorano per lo Stato, per gli rami. Oppure le imprese. Ma le imprese sono basate su un piano industriale. E il piano industriale cosa dice? Dice, cerca di costruire la tua impresa in modo da essere competitivo sul mercato. Punto. Allora. Non è che sono cattivi, dice la Boralevi. Le scelte impopolari ogni tanto vanno fatte, perché solo con scelte impopolari i paesi vanno avanti. Esatto. Corrao e poi Friedman, voleva rispondere, Corrao, ho visto. Sì, perché ripeto, cioè noi non scarichiamo la colpa su nessuno, cioè l'Italia ha una bilancia che è fatta di esportazioni e di importazioni. Nel momento in cui si sottoscrivono trattati di libero scambio che favoriscono un sistema, una parte del nostro sistema paese, perché lei non ha risposto sui tagli. Lei non mi risponde sui tagli. Ma è una risposta implicita, non sto cambiando tema. Non si fa implicita, in un talk show si parla direttamente, non per implicito. Facciamo rispondere. Ok, allora sono assolutamente d'accordo sui tagli. È ovvio che la spesa improduttiva va tagliata, è chiaro, ma non si risolve il problema. Io sto cercando di individuare qual è il problema delle chiusure e delle delocalizzazioni. Le aziende italiane che esportano e che sono state ben contente che il governo ha firmato trattati di libero scambio hanno generato come contropartita il fatto che bisogna competere su un mercato globale. Il mercato globale ti dice che se tu esporti in un paese in via di sviluppo macchinari, tecnologia, chimica, in cambio hai le importazioni che vengono da quel paese in via di sviluppo che ti mettono fuori mercato le imprese che producono nel tuo territorio. Allora, la soluzione sai qual è? Sai qual è la soluzione? La soluzione è che i trattati di libero scambio e il libero mercato si fa con quelli che rispettano le tue stesse condizioni. Con quelli che non rispettano le tue stesse condizioni di produzione i trattati si stracciano, perché sennò è chiaro, molto che chiaro. Proposta molto precisa e chiara di Corrao, la giro ad Alan Friedman, che ha detto la Boralevi, l'economia è facile. Ecco. Allora, l'economia è basata sul buon senso, questo è vero, ma l'economia, allora. Friedman do it better, la sa spiegare meglio Friedman. Allora, io ho ascoltato con interesse tutto questo dibattito e devo dire che è troppo facile dire le cose in modo facile, mentre la verità è che non ci sono soluzioni facili per problemi complessi. Solo i demagogici dicono questo. La verità è che l'Italia deve competere per gli investimenti dall'estero in un mercato mondiale, è vero. Ma Massimo Giletti aveva ragionissimo prima quando ha detto l'Italia deve migliorare se stesso. Non è l'Europa che salva l'Italia, è l'Italia che salva l'Italia. E la brutta verità è che per evitare la delocalizzazione, per tenere gli operai in Italia, per attirare nuove multinazionali che investono in Italia, bisogna fare una serie di cose che descrivo nel mio nuovo libro, che vanno non soltanto dall'inizio, che è un taglio del costo del lavoro e dei contributi in modo più coraggioso di quello che vediamo in questa finanziaria di solo 3 miliardi di cuneo fiscale, ma bisogna veramente, dopo tutta la retorica di questi anni, fare la riforma del sistema giudiziario civile in modo che chi investe in Italia non deve aspettare 10 anni per una sentenza. Giusto. Bisogna veramente tagliare affrontare il problema della burocrazia, della pubblica amministrazione, che spesso è un disincentivo agli investimenti perché è troppo complicato, troppo letargico. E bisogna anche fare una serie di riforme che possono veramente creare un ambiente per investimento attraente. I lavoratori italiani sono i migliori del mondo, sono uguali ai tedeschi, non lavorano meno dei tedeschi, ma la Germania ha fatto le riforme nel 2005, le riforme che Renzi ha tentato, che poi non è riuscito a fare, e queste riforme del mercato del lavoro, della burocrazia, dell'abbassamento della pressione fiscale,
vanno fatte in un mosaico complesso. Non ci sono soluzioni facili. Ci vuole la volontà politica e purtroppo in un governo di transizione di Giuseppe 1, Giuseppe 2, non vedo una grande energia o coraggio pure a veramente tu, affrontare questo problema. Lo chiami Giuseppe anche tu? No, Giuseppe. Io seguo l'esempio del mio presidente degli Stati Uniti ignorante con è una modo di sfruttare Trump. Allora scusatemi, do la parola agli operai, ma devo spezzare una lancia per il nostro paese, perché hanno detto tutte cose verissime. Dopodiché ricordo ancora quando Carlo Calenda, parlando di Embraco, disse: non voglio più incontrare questa gentaglia. E devo dire, per esperienza, perché ho seguito questi casi giorno dopo giorno, che in alcune occasioni abbiamo a che fare con gentaglia, a partire da come trattano i lavoratori. I lavoratori bisogna informarli, bisogna riceverli, bisogna fare come il papà di Massimo, pensare che sono un pezzo di famiglia. Queste multinazionali in molti casi hanno un atteggiamento così sprezzante nei confronti dei lavoratori che veramente mi indigna. Questo lo voglio dire perché è un pezzo del problema, a mio parere. Ludovica. Sì, Mirta, intanto volevo dirti che qui l'incontro è appena finito, quindi a breve avremo degli aggiornamenti. Perché è così importante avere una risposta oggi? Perché chiaramente allo scadere della cassa integrazione loro, sono circa 210 persone, non saranno più legati alle aziende e quindi chiaramente saranno ancora più in difficoltà. Però c'era Marcello che voleva rispondere ad alcune cose dette in studio. Sì, sul discorso dell'Europa. Allora, quando si dice che una fabbrica va via e chiude, in tanti casi, e noi siamo l'apice di una catena di aziende che hanno chiuso e nella stessa maniera nostra, cioè si chiude non perché manchi il lavoro, si chiude perché si va in Romania dove il lavoro costa 6 volte meno. Allora io dico, se si deve stare in Europa, e io sono un europeista convinto, sono per stare in Europa, bisogna starci alle condizioni tutte uguali, cioè bisogna lavorare per un'Europa meno economica e per un'Europa più sociale. Bisogna andare verso un'estensione dei diritti e io questo non lo posso fare, lo dovete fare voi che siete lì. Quindi sì, è giusto quello che dicevo. Le soluzioni ci sono, perché oltre 30 anni si chiude le fabbriche in questa maniera. Basta chiacchiere, basta discorsi. Noi non siamo qui oggi a chiedere la cassa integrazione per stare a casa seduti nel divano. Noi siamo qui oggi a chiedere la cassa integrazione perché vogliamo lavorare e per lavorare c'è bisogno di tempo. Siccome il tempo ne è stato perso anche troppo, basta chiacchiere, vogliamo una reindustrializzazione seria e la vogliamo per tutti. Punto. Allora, mi pare chiarissimo. Voglio sentire un momento Massimo Giletti, che poi deve andare via, e poi vi faccio vedere una cosa. Massimo. No, ma è evidente, siamo un paese che ormai purtroppo si regge su persone che hanno ancora coraggio di investire, poche, ma che non dà nessuna attrattiva al sistema che viene dall'altra parte, dall'estero. Nessuna azienda importante investirà più nel nostro paese, perché capisci benissimo che è un paese che non dà sicurezze, non dà certezze, ha delle falle enormi. Ma perché io, straniero, devo investire in Italia quando c'ho tutto il mondo davanti? Questo è un primo punto. Il secondo, continuate a non dare risposte. A me non interessa sapere. L'Irisbus è stata chiusa per andare in Francia, non in Romania, non in un paese pazzesco, la Francia al di là del confine. Quindi se la politica non capisce che deve mettere in Italia condizioni diverse per chi produce lavoro, non ne usciremo più e continuerete a fare il reddito di cittadinanza per tutti, anche per me, perché anche le televisioni chiuderanno. Se siete questo, farete così e basta, vai, se no non ci capiamo, se no ci pigliamo in giro, ci pigliamo in giro, benissimo, tranquilli, ci pigliamo in giro. Mi dovete spiegare, sul Conte Giuseppe 1 sono rimasti in carica i commissari per la spending review 7 giorni, erano la Castelli, bravo, non mi ricordo più, 7 giorni, perché? Perché ecco, in Italia quando c'è da tagliare le spese improduttive, nessuno vuol far scelte
anticonvenienza partitica. Antielettorale. Con questo vi saluto. Scusami, posso aggiungere una cosa? Vuole rispondere con Rao. Aspetta un momento. Poi vorrei dire una cosa sul... Risponde con Rao, poi devo farvi vedere un servizio e poi do la parola a Antonella e pure a Friedman che me l'ha chiesto. No, volevo fare una domanda a Giletti, cioè, ma quale sarebbe la convenienza partitica del Movimento 5 Stelle nel non tagliare la spesa improduttiva? Cioè, è una follia quello che ha detto. Cioè, noi che convenienza ma perché la spesa improduttiva sono persone, sono posti di lavoro. Giletti è tornato. Sono posti di lavoro. La convenienza è elettorale, cioè. Ma scusa, Corrao, spiegami perché sono stati solo 7 giorni in carica, perché Cottarelli non ha mai potuto fare il suo lavoro ed è stato mandato via? Questo dovete spiegarci, perché io ti sto dando pienamente ragione e dico, mi prendo assolutamente l'impegno, però non diciamo che è convenienza partitica, perché noi non abbiamo mai messo mano sulla pubblica amministrazione, ha detto una cosa molto concreta Antonella Buonalevi. Lei è siciliano, conosce bene la sua regione, tutte le volte che bisogna ottimizzare una spesa cosa succede? Che c'è qualche lavoratore per strada che protesta, perché purtroppo la spesa pubblica è fatta in molti casi anche di posti di lavoro inutili, dopodiché gli esseri umani sono importantissimi, ma io feci un servizio sui bagni pubblici che erano gestiti due bagni pubblici da 25 persone, ma di che parliamo? Lei lo sa meglio di però, me Corrao. Dico, Giletti lo sa benissimo perché ci ha fatto molti servizi sul tema degli sprechi in Sicilia o degli sprechi in molte regioni d'Italia, ma tutto si può dire tranne che l'abbiamo fatti noi, cioè noi siamo quelli che stiamo facendo una guerra per facevo l'esempio per dirle che quando tagli una spesa tagli persone e le persone sono posti di lavoro e consenso, è quello che dico. Ma noi che interesse dobbiamo avere? È chiaro che abbiamo tutto l'interesse. Ha interesse a non perdere voti, è eurodeputato, ogni persona è un voto. Non mi parlare di sopra che sono collegato. Mi scusi, quando uno non accetta il confronto non capisco niente. Allora deve parlare con Rao, se no non ce la fa perché è collegato. Ripeto, cioè noi non abbiamo mai avuto la possibilità di governare una regione, di avere una maggioranza piena che ci consente di fare quello che vogliamo andando a tagliare tutto ciò che riteniamo che sia inutile. È chiaro che deve essere fatto, è chiaro che probabilmente si poteva fare di più. Io lo raccolgo l'appello di Giletti sulla spending review, sul fatto di insistere, di farlo meglio. Lo raccolgo e lo riporto al mio movimento. Ma di certo non si può dire che noi abbiamo avuto un interesse o abbiamo contribuito ad aumentare questa spesa improduttiva. Non ho fatto una questione del Movimento 5 Stelle. Questione 5 Stelle, vorrei che però Friedman, che ha una visione, è vero che è tutto facile in economia, però Friedman ha una visione, mi dicesse dove stanno i problemi, perché la domanda è una sola, come mai non ho ancora avuto risposta, la Castelli e l'altra commissario della Lega sono rimasti in carica una settimana, mi darete una risposta, io adesso devo prendere un problema. Gli unici che perdono il lavoro in Italia sicuramente sono i commissari alla spending review, caro Alan, quindi lì le fanno fuori a go-go. Questo è molto giusto. Mirta. Sì, Alan. Posso dire solo una cosa? Io sono a Palermo e ieri sera, stanotte, ho fatto su e giù fra Palermo e provincia di Messina, la bellissima, gioiosa marea. E lì, devo dire, l'infrastruttura manca in modo imbarazzante, cioè che la strada fra Palermo e Messina non è veramente in forma, è una disgrazia. Ma una cosa facile che qualunque governo di qualunque colore potrebbe fare se veramente volesse stimolare l'occupazione in Sicilia nel mezzogiorno, perché oggi l'Istat ci dice che le cifre della disoccupazione giovanile stanno salendo, sarebbe una cosa semplice che costerebbe 5 miliardi di euro a livello nazionale, la banda larga. Finalmente un governo che dà la banda larga a tutti gli italiani su tutto il territorio, che crea lavoro, da casa i giovani in Sicilia e altrove potrebbero lavorare, ma il governo di qualunque colore non fa la banda larga. Io mi chiedo perché. Allora, è arrivato a trovarci Michele De Palma, segretario nazionale della FIOM. Giletti è andato via perché aveva un impegno.
volevo capire se voleva dirci qualcosa Enrico Rossi, perché vedo che nella manifestazione sotto il Ministero dello Sviluppo Economico è arrivato Enrico Rossi, il presidente della Regione Toscana, che è stato prima evocato dai lavoratori, perché mi hanno detto purtroppo Rossi viene ma non viene ricevuto dal ministro, e questo è un problema perché le istituzioni devono essere assieme in questa storia. Ludovica, si è fatto un passo avanti. Ah, eccolo, salve Rossi, ben trovato. È appena arrivato, gli ho chiesto esatto come fosse andato l'incontro, mi ha risposto un pareggio. Sì, no, diciamo, si è fatto un passo avanti perché stavolta c'era una sottosegretaria TAD, e quindi rispetto a trovare soltanto tecnici o funzionari politici è senz'altro un passo avanti. E cosa le hanno detto? L'ipotesi che ci è stata raccontata dall'advisor nominato dall'azienda Becker è, a mio parere, un'ipotesi sufficientemente seria di reindustrializzazione, rispetto alla quale occorre fare altri approfondimenti, e noi come Regione, lo Stato e il Governo hanno riconfermato i legittimi sostegni di fronte a questo investimento che rimetterebbe al lavoro i 200 lavoratori. Non ci può dare qualche informazione ulteriore su chi sono, perché... cosa fanno, per capire? Ma sì, a noi ci hanno parlato apertamente di un'impresa meridionale, la Trafileria Meridionale, così si chiama, da diverso tempo che lavora in questo settore, dal dopoguerra, solida, in miglioramento anche dal punto di vista finanziario, gli advisor hanno fatto appunto un lavoro serio. C'è anche un'ipotesi di 70 lavoratori in cooperativa, e anche questa mi ha fatto piacere che sia stata valutata concretamente e seriamente da parte dell'advisor, fra l'altro accennando ad una possibile anche intesa, insomma, valorizzazione di questa ipotesi. Naturalmente, perché queste ipotesi si concretizzino ci vuole del tempo. Oltretutto sembra esserci anche qualche altro interesse, non c'è stato specificato da parte di chi. Vedremo. I lavoratori sono protetti in questo tempo fino a che si trova la soluzione? Il problema è proprio quello lì. Il problema è quello. Mentre il piano industriale sembra configurarsi anche con qualche apertura da parte della Becker, che ad esempio aveva sempre detto non dovete assolutamente produrre steel cord, adesso ha fatto su richiesta dei sindacati una apertura importante, insomma dice se trovate la possibilità di tornare a produrlo io non mi opporrò, così più o meno ha detto. Tutto questo però deve essere verificato nel tempo, costruito, formalizzato, e quindi diventa indispensabile che ci sia una proroga della cassa integrazione. Ecco, arriviamo al punto. Io mi sono permesso di dire questo, sì. Grazie, no, Presidente. Però, di dato che ho qui con me il segretario nazionale della FIOM, Michele De Palma, volevo sentire anche il suo parere da parte del sindacato, perché appunto un tema è la serietà di chi subentra. Abbiamo già vista questa storia. Ci sono persone che sono subentrate e sono scappate con la cassa. Abbiamo visto anche questo purtroppo in Italia. Quindi la serietà, ma poi naturalmente in questi tempi che sono per forza lunghi, i lavoratori devono essere protetti e non lasciati per strada. Infatti la scelta principale che riguarda, e conosco benissimo l'avvertenza della Becker, quei delegati e quei lavoratori che stanno difendendo non soltanto il proprio posto di lavoro, perché come a Pregnana Milanese oggi per impedire la chiusura della CNH, come alla Blutec di Termini Merese, il tentativo che noi stiamo facendo non è di difendere solo l'occupazione di quelli che sono impiegati in questo momento in quegli stabilimenti. Noi stiamo provando a difendere l'impianto produttivo del nostro paese, la capacità industriale del nostro paese. Noi non ci stiamo battendo per tutelare il diritto di quei lavoratori ad avere semplicemente un lavoro. Noi vogliamo tutelare il diritto di quelli che abitano quei territori. La Becker è in un posto, diciamo così, in cui intorno non c'è moltissimo, un po' come Termini Merese. E quindi c'è la necessità di tutelare la possibilità per il futuro di quei territori, per i ragazzi che abitano quei territori, di avere l'opportunità di poter avere un futuro lavorativo sul proprio territorio. E io credo che in questo momento, lo dico agganciandomi alle notizie che stanno circolando da stanotte, alle ultime ore, quelle che riguardano PSA e FCA sulle potenzialità di un accordo, io ho trovato assolutamente inaccettabili le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico. Un ministro dello sviluppo economico non può dire che osserva la decisione che prendono PSA e FCA, mentre il governo francese è intervenuto dicendo che l'obiettivo deve essere tutelare l'occupazione e la capacità industriale.
è un interesse nazionale, quello del nostro paese. Non ho capito, scusi? È proprietario del gruppo. Ha una quotazione del 14%. In Italia abbiamo passato, quando noi abbiamo chiesto la partecipazione pubblica nelle imprese, ci è stato risposto che eravamo comunisti. Oggi ci viene spiegato invece che siccome c'è la partecipazione in Francia e c'è anche in Germania in Volkswagen e non c'è in Italia, invece il problema è che non c'è la partecipazione. Bisognerebbe mettersi d'accordo. Il punto è che c'è un interesse nazionale. No, lo dico come ragionamento. C'è un interesse nazionale. Semplicemente. C'è un interesse nazionale che riguarda la capacità produttiva dell'automotive in Italia, stiamo parlando di centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori, stiamo parlando di una quota importante del prodotto interno lordo del nostro paese, e in questo momento il ministro e il presidente del Consiglio non possono dire osserviamo quello che succede oltralpe. Noi abbiamo bisogno di un presidente del Consiglio e di un ministro dello sviluppo economico che dicano quali sono i paletti sulla base dei quali noi salvaguardiamo la capacità di ricerca e sviluppo. Però quelli sono una proprietà. No, non c'hanno, mi scusi, io capisco che questo giochino è divertente, ma c'hanno il 14%, il 14% ce l'hanno i cinesi, la maggioranza della proprietà ce l'ha in questo momento la famiglia Peugeot. Faccio presente che nel prossimo futuro, se continuiamo con questo tipo di ragionamento, cioè che la partecipazione... Mi scusi, sì, avremmo potuto averla pure noi, forse pure di più per quanti soldi ci abbiamo messo nella Fiat. Quindi, dico, quella appunto, cosa dal governo, quindi vorrei evitare che mentre loro si mettono d'accordo, mi scusi, cosa, finisco dico. Di dire, un governo però non si deve mettere alla finestra. Un governo deve assumere un ruolo. Innanzitutto convoca i sindacati e gli dice scusate, ma mi spiegate voi cosa pensate che succede con un processo di fusione di questo tipo? Due, convoca la gente. Ma adesso si sta facendo, ma chi è di ma chi è che si scusi, fa? No, però non giochiamo. Siccome stiamo parlando di una cosa seria, noi abbiamo chiesto al governo... No, ad oggi non c'è nessuna convocazione. Se lei mi sta dicendo che c'è una convocazione, ne prendo atto. Ma io è da... Ma ci sarà, ma è successo... È adesso che se ne sta discutendo. No, cosa scusi, che è già successa. Mi scusi, non è così. Dico, non è che si può prevedere il futuro. Quando si chiude il progetto di diffusione, allora si fa la valutazione. Non è assolutamente così. No. Le sto dicendo un'altra cosa. Le sto dicendo che... Sarebbe necessario che prima che si chiuda l'accordo ci sia la convocazione, perché il problema che noi abbiamo è che una volta che hanno chiuso l'accordo è finita la discussione, è finita la trasmissione. Noi il problema che abbiamo in Italia è che in Francia gli stabilimenti stanno lavorando tutti. Il problema in Italia è riaprirli gli stabilimenti perché ci abbiamo metà degli stabilimenti chiusi. Parma, devo andare in pubblicità, devo anche sentire l'opinione di Alan Friedman. Parliamo di cose molto diverse, parliamo di crisi industriale, parliamo di una grande operazione industriale, ma qual è il punto? Che il tema sono sempre i lavoratori ed è il lavoro nel nostro paese. Pubblicità, torniamo subito con voi. Voglio rivolgermi direttamente ai lavoratori dello stabilimento di Napoli della Whirlpool per dar loro una buona notizia. In queste ore l'azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione. Possono tirare un sospiro di sollievo gli oltre 400 dipendenti che fino a ieri erano destinati a restare senza lavoro per la decisione della multinazionale americana di chiudere lo stabilimento di Napoli. Una situazione che in realtà sembrava già risolta 4 anni fa. Accordo quadro tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Whirlpool Indesit. Ma negli ultimi anni, in prima linea i ministeri guidati da Carlo Calenda e Luigi Di Maio, sono stati tanti gli annunci simili, tutti poi smentiti dai fatti. A marzo del 2018 sembrava tutto risolto per l'Embraco. L'accordo è concluso nel senso che i licenziamenti sono congelati fino al 1° di gennaio 2019. In ogni caso Invitalia potrà, grazie al nuovo fondo delocalizzazioni, rilevare l'asset e reindustrializzarlo lei. A settembre dello stesso anno il ministro Di Maio annunciava la soluzione trovata per Ilva. Abbiamo risolto la crisi Ilva, abbiamo fatto meglio di quelli di prima. Nessun esubero, nessun licenziato all'Ilva di Taranto, tutti assunti con l'articolo 18. A febbraio l'ex ministro Calenda si è offerto come consulente per aiutare Di Maio riguardo altre crisi a un passo dall'archiviazione. Embraco, Alcoa,
Ideal Standard, Lucchini. La proposta è questa. Io sono disponibile a dedicare il 30% del mio tempo a seguire queste crisi per te. Intanto arrivava anche la soluzione della crisi per Nigotti. È stato raggiunto un accordo storico sul marchio per Nigotti. Lo stabilimento di Novi Ligure resterà aperto, non ci saranno esuberi tra i lavoratori. Qualche mese prima l'annuncio dello stop definitivo alle delocalizzazioni. Soprattutto la Bekaert è un altro grande simbolo, perché è l'ultima delocalizzazione che c'è stata in Italia e non ce ne saranno più, perché la Bekaert ha delocalizzato prima del decreto dignità. Queste sono tutte promesse che sono state smentite dai fatti. Io sono convinta che c'è la massima buona fede in queste promesse, però consiglierei tanta prudenza, esultare meno, lavorare di più. Alan Friedman. Eccomi. Volevo un tuo commento. Abbiamo messo insieme tanti temi importanti, però mi farebbe piacere... No, non mi senti, Alan? Adesso sento, dicevi, ecco, scusa. Volevo un tuo commento su tutti i temi importanti che abbiamo messo sul tappeto, compreso il grande tema che ha posto De Palma, no? Su cosa deve fare uno Stato in presenza di una fusione che rischia di cambiare la storia industriale del nostro paese. Allora, sul tema della fusione fra la Fiat Chrysler e Peugeot, credo che la società non sarà molto interessato nelle... desideri dei lavoratori o dei politici, ma farà l'interesse degli azionisti, che vuol dire tagliare forze d'opera in Francia o in Italia o in America, dove conviene, senza fregarsi né di quale paese, perché questo oramai è una multinazionale che, se è più conveniente licenziare in Francia, si fa lì, se è più conveniente in Italia, si fa lì. Quindi su quello inutile illuderci. Per quanto riguarda la delocalizzazione in generale, come ho detto prima, l'Italia deve essere più concorrenziale, non può minacciare di punire le aziende che vanno via, perché quello è un disincentivo all'investimento. È difficile questo, perché il mercato è mondiale, ma devi fare le riforme, devi tagliare il costo del lavoro, devi aiutare sia i lavoratori sia i datori di lavoro con meno contributi e devi rendere l'Italia più attraente. E questa è una sforza che non vedo probabile nel breve. Siamo in crescita zero, disoccupazione sta salendo sia fra i giovani sia in Italia. È un periodo prolungato di stagnazione, quindi è un problema veramente. Io voglio solo spendere una parola, spero, se posso, prima di chiudere qui oggi, voglio anche, siccome oggi è l'ultima giornata di Mario Draghi alla Banca Centrale, spero che possiamo parlare anche di questo, perché anche questo aiuta l'Italia a tenere i tassi di interesse basso, il governance di Mario Draghi che abbiamo avuto in questi ultimi anni. È importante questo da non dimenticare. Questo è assolutamente vero. Voglio sentire un momento Antonella Boralevi, perché io sarò ingenua, ma quando Alan dice che le multinazionali decidono dove aprire, dove chiudere, dove conviene licenziare, ma che economia è un'economia nella quale le aziende devono decidere dove conviene licenziare? Che senso ha fare impresa senza creare ricchezza, senza diffusa? Cioè, è un'ingenuità mia, però insomma, veramente non funziona più nella mia testa un'economia fatta così. Antonella. Guarda, io ascoltavo Marcello che parlava prima. Marcello è un valore. Che è l'operaio di Beca. Marcello è un valore italiano pazzesco, come tutti i 200, come tutti i 400 di Whirlpool, come probabilmente tutti gli altri 60.000 che hanno perso il posto di lavoro negli ultimi 3 mesi, come si diceva prima. Cioè, queste persone sono italiani che vogliono lavorare, non vogliono stare a casa col sussidio, loro vogliono lavorare. Questo è un valore forte anche da un punto di vista economico, perché l'economia è fatta anche di sentiment. Allora, se noi offriamo a un'azienda dei lavoratori che sono disposti, lui l'ha detto, noi vogliamo cambiare, reindustrializzare, trovare, perché non si può pensare di vendere lavatrici ad infinitum quando poi nessuno le vorrà più comprare. Quindi noi possiamo contare, secondo me, sull'animus dei lavoratori italiani, che è molto più forte. Adesso io non vorrei creare, lo dico, ma io ho vissuto anche a Parigi a lungo. Insomma, l'animus del lavoratore medio francese, almeno parigino, non è proprio quello dell'italiano. Allora lei diventa sovranista in diretta TV? No, però intendo dire...
quindi qui abbiamo queste persone da rispettare e abbiamo un altro fatto che hai detto tu. Francesco vuole lavorare all'Italia, hai detto, sì, beh, io ho vissuto a Parigi 3 anni, non so lei, ma insomma... Vivo in Belgio, ecco, di che cosa stiamo parlando? Il francese che non vuole lavorare, l'italiano sì. Allora, rispondere con Rao, comunque la cosa di fondo di Trottonella è il valore di gente che ha voglia di fare in diventa un attrattore potente per queste multinazionali che gli uomini li disprezzano. Hai detto una cosa giusta. La multinazionale considera il lavoratore un numero. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri lavoratori... Allora, devo sentire Corrao. Fatemi rispondere Corrao, con pochissimo tempo, Corrao. Io sono molto d'accordo con Friedman quando diceva che a problemi complessi non ci sono soluzioni semplici. Io ripeto, noi possiamo anche mettere in atto le migliori riforme. Ed è ovviamente l'obiettivo. È chiaro che bisogna fare una riforma della giustizia, è chiaro che bisogna tagliare il cuneo fiscale di più di quanto è stato fatto in questa prima manovra di questo nuovo governo. Bisogna fare le riforme su cui stiamo lavorando, però comunque il modello economico scelto, quello della globalizzazione senza alcun freno, è un modello con cui non puoi competere. Perché una volta cosa succedeva? Una volta l'industria italiana era forte e competitiva perché il prodotto che veniva da paesi in via di sviluppo in cui il costo del lavoro era 10 volte inferiore, si trovava i dazi all'ingresso. Ora, con tutti i trattati di libero scambio che sono stati sottoscritti, più il mercato unico che si è allargato ai paesi dell'est, è chiaro che tu hai come conseguenza questo tipo di crisi. Allora, quindi come stiamo un correttivo a lei fa il politico, lei sta in pubblicità, scusate, mi invito tutti perché abbiamo lasciato troppe cose in sospeso, compreso De Palma che purtroppo è arrivato tardi, quindi volevo affrontare con lui le cose in maniera un po' più approfondita. Voglio fare un grande in bocca al lupo a Marcello e ai suoi compagni, perché noi continuiamo a credere, come ha detto Antonella, che siete un grande valore per il nostro paese. Voglio ricordare il libro di Alan Friedman, Questa non è l'Italia, che è un manuale prezioso per trovare soluzioni a problemi complessi. Alan, su Draghi ne riparleremo. So che dovevamo arrivare anche lì, ma sono in ritardo su tutta la linea. Devo andare in pubblicità, sta arrivando Andrea Orlando, dobbiamo riprendere i fili della politica assieme a Massimo Giannini. Rimanete con noi. Vengo io, sì. Che carino, cioè, Santo Corona si inginocchia ai miei piedi. È un momento bellissimo. Ma siccome piove, stavo cercando di ingraziarmi. Tenermi buona. Mentre il tuo corona continua con delle visioni pessimiste, è arrivato Andrea Orlando, il segretario del PD, lo ringrazio molto di essere con noi, ed è arrivato anche Massimo Giannini. Buongiorno. Che, come sapete, è il mio ospite preferito, diciamo la verità. Il mio cuore batte. Prego. Allora, la situazione un po' parla da sola, perché non solo abbiamo i temporali sullo Ioni, ma questi sono quelli che si esauriscono prima o poi, in realtà è già qualche giorno che insistono lì. Ma guardate, questa nuvolosità che è entrata questa mattina porta già qualche temporale in Sardegna. Allora, il ponte lo dobbiamo dividere in due, oggi e domani, che non sarà bellissimo, sabato e domenica che sarà bruttissimo. Quindi la scelta, vabbè. Ma è una gioia questo Corona. Ma prima o poi doveva succedere. Allora, vediamo le piogge di oggi. Vedete queste che arrivano da ovest. C'è qualche zona con la macchia gialla, un pochino più intense. Qualcuna sulle zone del centro, non moltissimo. Al nord, tutto sommato, non c'è neanche molto come quantità di pioggia. Certo, non sono belle giornate, no? Allora, vediamo la giornata di venerdì. Al nord c'è addirittura un miglioramento, certo nuvole ma poche piogge. La zona del maltempo si va a posizionare sul Tirreno, ma proprio sul mare, e quindi un po' ne risentono, ma neanche tanto. Quindi domani come giornata in fondo ci si potrebbe anche stare come quantità di pioggia. Però guardate sabato. Sabato c'è questa prima zona di maltempo che taglia proprio Liguria e le zone del nord. Il colore è fra il giallo e il rosso, significa quantità particolarmente abbondanti. La Liguria, sapete che è una zona un pochino vulnerabile da questo punto di vista, come un po' tutta l'Italia. Temporali anche in Toscana, qualche pioggia al centro-sud, soprattutto sul versante tirrenico, meno su quello adriatico. Domenica è una giornata bruttissima ovunque. Le precipitazioni forti, Corsica e Sardegna, centro, sud, parte tirrenica, anche qui i temporali possono essere forti, le piogge molto abbondanti, poi le zone alpine, poi ancora una parte che prende
la Liguria, insomma, teniamoci forte. Va bene, grazie. Devo dire che ci hai depressi ben bene, cara Sottocorona. Adesso mi tiro su con Orlando. Allora, oggi è Halloween, è il giorno delle streghe, ma diciamo che però il governo giallorosso ha visto già le streghe lunedì dopo l'Umbria, quindi avete già passato quel vostro giorno di Halloween. Mi dica una cosa, usiamo, eccoli qua, hanno fatto pure, hanno fatto, guarda, guarda, girati Massimo, hanno fatto i leader del centro-sinistra. Belli. Allora, mi dica una cosa, dolcetto o scherzetto per il governo? Cioè, lei cosa vede nella vita del governo? Lei è stato il primo a parlare in maniera serena del possibile ritorno alle urne, però... Cosa vede lei? Vede un governo che ce la può fare, dolcetto, o invece un governo che non regge? E vedo cose che vanno in una direzione e cose che vanno in un'altra. Vedo una manovra che potrebbe ricostruire un rapporto con il Paese, se non viene depotenziata strada facendo. E vedo un modo di lavorarci sopra che credo sia negativo, nel senso che... dire oggi ho tolto questa tassa, domani ho tolto quella, piuttosto che valorizzare il fatto che in questa manovra, nel suo impianto, ci sono tre cose importanti. Ritorna un serio obiettivo di lotta all'evasione fiscale, c'è una riduzione del peso del fisco sulla busta paga dei lavoratori, e questo è un fatto importante, e poi c'è una scelta molto chiara e molto forte di andare nella direzione di investimenti verdi. Queste tre cose di per sé sarebbero, come dire, un cuore, un'anima, ma se invece si concentra sul fatto che bisogna adesso mettere questa bandierina piuttosto che quell'altra, quello che si racconta al Paese sono le manette, i POS, la sugar tax, cose che nel... Renzi da New York ha detto lui tornerà per combattere contro la sugar tax. Beh, ma io credo che noi dovremmo essere più coraggiosi. Abbiamo fatto una scelta, non ci dobbiamo spaventare perché qualche lobby o qualche multinazionale ci dice che bisogna mettere le mani su questa o quella tassa. Credo che, insomma, chi vuole fare il riformista deve avere il cioè confisimo. Renzi parla a nome delle multinazionali, secondo lei? No, penso che qualcuno pensi in qualche modo che meno fronti ci sono e meglio è. Ma io credo che una volta che noi abbiamo detto vogliamo stare dalla parte delle partite IVA, perché non andiamo a complicargli la vita, e dalla parte dei lavoratori abbiamo un fronte ampio che dobbiamo tenere insieme, e se c'è qualche lobby, ripeto, che allora, come si manifesta sempre in ogni legge di bilancio, è la prima volta, stavolta possiamo avere anche come dire, il coraggio e la forza di andare voglio sentire Massimo Giannini, perché ha detto due parole molto importanti, mio padre Orlando, ha detto cuore e anima, questo è il cuore, e invece questa manovra in fondo viene percepita un po' senza cuore e senza anima dal Paese. Beh, lo è, per la banalissima ragione che senza cuore e senza anima è la coalizione che questa manovra ha prodotto, no? Il problema è a monte, non è la manovra in sé. La manovra è la fotografia di una alleanza politica che non doveva esistere e che è esistita soltanto perché a un certo momento, inopinatamente, Salvini ha deciso di aprire una crisi e si è ritenuto che in quel momento andare a votare avrebbe significato consegnargli il Paese. Questa è stata l'unica ragione in quel momento. Dopodiché, è vero, sono passati solo poco più di 50 giorni, quindi non c'era molto tempo per dare un'anima a una coalizione di questo tipo, che, ripeto, non ce l'avrebbe di suo. E la manovra riflette esattamente questo. Il voto in Umbria riflette questo e molto altro, perché il voto in Umbria conferma, e qui c'è qualche cosa sul quale la maggioranza dovrebbe riflettere, che... L'onda lunga di Salvini non si è infranta sulla spiaggia del Papete, ma è cominciata molto prima. Salvini ha vinto 7 regioni consecutive, adesso si è preso anche l'Umbria, l'Emilia chissà, e la nascita di questo governo non ha fatto altro, purtroppo, che consolidare ancora una volta le ragioni per le quali allora, Salvini prende consenso. Fermiamoci proprio su questo punto, fermiamoci su quello che succederà nelle prossime regioni. Ieri ero in diretta con il Senato e Di Maio ha detto parole molto chiare ai giornalisti. Voglio sentire un pezzettino perché voglio capire cosa ne pensa lei di questo. Cioè, se questa alleanza, come alcuni del suo partito dicono, debba avere invece una valenza strategica, politica. Sentiamo. Siamo passati dal mai col Movimento 5 Stelle ad adesso alleanza strutturale col Movimento 5 Stelle. Noi al governo ci siamo con un programma di governo, ma da qui a parlare di alleanze strutturali io credo che non ci siano proprio i presupposti, e soprattutto basta parlare con i nostri attivisti, con i nostri militanti. Allora... Niente, finita l'alleanza col PD, anche un'altra frase ha detto che mi ha molto colpito, ci hanno fatto male sia la Lega che il PD, come fosse delle malattie voi, cioè lui per star bene deve star lontano, che non era proprio il massimo per fare un'alleanza di governo insieme.
Ma intanto diciamo che mi pare singolare questo ragionamento. Cioè, io posso anche pensare che in alcune regioni si dice non ci sono le condizioni per fare un'alleanza e quindi ognuno va per i fatti suoi. Ma se tu dici pregiudizialmente che non vuoi fare un'alleanza con quello con cui stai governando a livello nazionale, stai dicendo agli italiani che non credi in quello che stai facendo. E questo io credo che sia un problema che va risolto in qualche modo, trovando una qualche giustificazione eventualmente a questo scenario, perché dire noi non possiamo stare né con la Lega né col PD, ma incidentalmente adesso stiamo al governo col PD, è un modo secondo me di raccontare anche male quello che il Movimento 5 Stelle sta facendo. E non credo che sia un caso che il Movimento 5 Stelle, tanto con la Lega quanto con il PD, a livello locale prende delle botte notevoli, perché non si può andare avanti come quelle cavie che si muovono sulla base delle scosse elettriche che prendono. Cioè, prendo una botta da una parte, mi sposto di là e ne prendo un'altra. Bisogna avere una rotta, ci dicano qual è. Noi siamo convinti, cioè, per lei la rotta è ancora andare insieme con loro nelle regioni? Per noi la rotta è nelle forme e nei modi. Questo può voler dire che le regioni possono essere un terreno di questo ragionamento, possono anche non esserlo se ci sono ostacoli specifici, ma per noi il ragionamento è: se si vuole durare 3 anni, noi dobbiamo avere un progetto comune che possa essere raccontato al Paese, perché altrimenti anche le cose che stiamo facendo e che io considero siano positive rischiano di arrivare sostanzialmente come il riflesso di una sorta di campagna elettorale permanente che è fatto più a giocare provando a togliere 2 voti all'alleato che a battere l'avversario di quel momento, se anche non lo si ritiene l'avversario strategico. Questo è il problema che io vedo in questo momento. Io non è che ho l'ansia di fare l'accordo col Movimento 5 Stelle, si può anche non fare. Ma se non si fa, bisogna sapere che c'è questa contraddizione. Dica ancora una cosina in più, passata la parola a Massimo. L'obiettivo profondo, secondo lei, è però quello che piano piano il PD e i 5 Stelle possano diventare qualcosa di unico? È una cosa che lei pensa come obiettivo? Ovviamente è una cosa a lungo periodo, ma insomma, lei la vede questa strada? No, io penso che... Io immagino che in una stagione nella quale si superi il populismo, molti dei fenomeni che abbiamo visto in questi anni si saranno riorganizzati, si saranno ricollocati. Quindi non credo che ci sarà una fusione tra il PD, cioè, e il Movimento 5 Stelle. Siamo nel pieno di una scossa dell'Urica, dice lei, non è detto che i pezzi siano questi. Io penso che dentro il Movimento 5 Stelle ci sono spinte diverse, alcune che hanno una forte tensione progressista, altre che invece non ce l'hanno. Penso che ci sia anche un pezzo di mondo della sinistra che è andato ad alimentare le file della Lega, che potranno essere, con un messaggio forte in termini di equità, di giustizia sociale, potranno essere recuperati. E penso insomma che siamo attraverso una fase di grandissima transizione, dalla quale si esce vivi soltanto se si ha una visione, se si ha una rotta, perché altrimenti, allora, se si pensa di gestirla giorno per giorno, secondo me ci si fa Massimo. Male. Sì, non fa una piega quello che dice l'onorevole Orlando. È esattamente la fotografia della situazione. Bisogna avere una rotta. C'è un dato che viene fuori dalle elezioni umbre, sulle quali secondo me bisognerebbe ragionare, e dovreste farlo soprattutto voi. Al di là della vittoria del blocco della destra, al di là della disfatta del Movimento 5 Stelle, perché di questo si tratta, e quando Di Maio fa quei ragionamenti fa un po' sorridere, perché come giustamente dicevi tu, se un organismo che si reputa sano con qualunque altro elemento venga in contatto si ammala, forse è quell'organismo che non è tanto sono sano. Passive, ecco, diciamo. E deve porsi lui questa domanda fondamentale. Però al di là di questo, la disfatta del Movimento 5 Stelle dimostra che, tuttavia, il PD non prende voti in uscita da nessuno. Questo è il vero problema, no? Cioè, in questo momento, se il PD vuole essere un polo aggregante di qualcosa, non aggrega nulla, perché tutti quelli che smettono di votare per il Movimento 5 Stelle o si astengono o votano Lega e Fratelli d'Italia. Allora, ha ragione Mirta, il tema vero secondo me è questo. Avete in testa, nella vostra visione, perché il PD una visione ce la deve avere, che si possa riproporre uno schema bipolare, non oggi, tra qualche mese, tra qualche anno, nel quale però fatalmente il blocco che si oppone a quello della destra, dell'ultradestra, perché non possiamo più chiamarlo centrodestra dopo quello che è successo ieri al Senato, poi con il voto sulla commissione Segre, sì, Forza Italia è una vergogna. Parlato, tutta la prima parte di quello, perché ecco, l'ho trovato appunto incredibile. È una vergogna, però ecco, quell'altro blocco alternativo non può che vedervi insieme. Voi e, non voglio dire i gruppi dirigenti, ma
I ceti sociali che votano per i 5 Stelle Massimo parlava, devono ricomporsi. Mi veniva là. In mente che in fondo Renzi ha perso, ma aveva questa visione, aveva una visione. Qual è la visione del PD? Ma a parte che noi stiamo parlando di una regione nella quale si è andati a votare perché è stato arrestato il segretario regionale del PD. Quindi quel risultato che lì era un risultato che non era scontato da nessuna parte, cioè vuol dire che evidentemente il PD ha una sua capacità di rapporto con la società. Cioè il PD tiene, dice lei, nonostante tutto. Ma insomma, l'Umbria, io forse, come dire, questo inseguirsi di letture di voto, qua poi si vota troppo spesso, cancella 6 mesi prima, ma noi in Umbria non governavamo un grande comune da 10 anni ormai, abbiamo perso Perugia. Però l'avete governato per 50 anni. Se lei dice che abbiamo tenuto forse in Umbria, mi ricorda i politici della Prima Repubblica che dopo ogni sconfitta dicevano questo. Secondo me non è da lì che dovete ripartire. Non facciamo delle caricature, non è questa l'occasione. Siccome lei non è così. No, ma siccome io non sono così, non mi faccia dire delle cose che non penso. Io non credo che si possa prescindere da quello che è un processo lungo. E noi abbiamo un problema serio di rinnovamento anche dei modelli di governo in molte realtà nelle quali questi modelli in qualche modo si sono appannati. È 20 anni che si parla di crisi del modello del cosiddetto socialismo appenninico, no? Non è mica un fatto che è venuto fuori l'ultima settimana. Se vogliamo toglierci dagli slogan, noi dobbiamo capire come riusciamo a cambiare profondamente. Ma il vostro schema è bipolare e quindi presuppone che col Movimento 5 Stelle o con quei blocchi sociali si debba comunque fare fronte comune e in prospettiva addirittura qualche cosa di più, oppure voi ne fate a meno e dite siamo noi puntiamo ancora all'autosufficienza. Ma noi non abbiamo mai, io non sono mai stato un teorico dell'autosufficienza, ho sempre pensato che un partito in questo momento storico può essere solo un aggregatore oltre che una forza che parla alla società, quindi io sono assolutamente convinto che noi dobbiamo ricostruire il bipolarismo. Il problema fondamentale è che questa cosa non è un fatto politologico, uno schemino che si fa sulla carta, è una cosa che implica anche un ripensamento profondo nel modo in cui rappresenti i bisogni di un pezzo di società. Perché quei modelli, e come in generale anche il welfare o le grandi democrazie nelle quali abbiamo vissuto, rappresentavano i bisogni della stragrande maggioranza dei cittadini. Ma in questo ridisegno oggi non è più così, né a Roma né in Umbria. E allora noi dobbiamo provare a vedere come si allarga questa capacità di rappresentare. In questo ridisegno complessivo i 5 Stelle possono essere un partner di questa rilettura, ha ragione lei, della realtà. Io penso di sì, ma io infatti però penso che ci siano due condizioni. Una è quello che dice. Dicevo che i 5 Stelle in qualche modo scelgano che cosa vogliono fare da grandi, qual è la loro prospettiva. E l'altra anche che il PD deve cambiare profondamente. Ecco, ora ci torniamo un attimo, perché il PD è stato troppo assimilato e troppo spesso assimilato all'establishment. Troppo spesso. Nardella stamattina ha detto che dovrebbe persino cambiare il nome il PD. Ora ci arriviamo, pubblicità, torniamo subito con voi. Mamma, siamo con Andrea Orlando e con Massimo Giannini. Voglio fare una domanda però, perché lei è stato il primo a dire una cosa molto interessante. Potrebbe essere il PD a staccare la spina se le cose che non funzionano. Cosa vuol dire esattamente questo? Cioè, il PD potrebbe essere quello che si stanca di questi giochetti? Perché ha meno da perdere dal voto? Non è un problema di stanchezza. Noi abbiamo scommesso molto su questa scelta. Abbiamo anche detto che però deve essere una scelta che abbia un'ambizione. Non è che semplicemente è far passare il tempo da qui a quando vincerà le elezioni Salvini. Noi vogliamo usare questo spazio per rovesciare anche i rapporti che esistono in alcune regioni d'Italia, per provare a parlare a un mondo che in qualche modo si affida a Salvini perché ritiene che la rassicurazione possa venire soltanto da lì e che alcuni interessi siano tutelati soltanto lì. Ma questo tipo di operazione si fa con un governo che sia coraggioso, ambizioso. Quindi il rischio che voi staccate la spina esiste, cioè lei questa cosa la mette in gioco. Ma non è il problema che noi vogliamo che si stacchi la spina. Se il governo non riesce a fare queste cose, a un certo punto gioco forza si va in quella direzione, perché la domanda è questa. E si va a votare, non si fa un altro governo. Se non c'è una spinta forte, inerzialmente la maggioranza rischia di non tenere. E si va a votare se questo accade? Beh,
non so, a meno che Salvini voglia fare un governo diverso da questo. Io credo che se non... Se questa, voi no. Se questa, no, noi non vogliamo fare nessun governo diverso da questo, perché questo è l'unico possibile e come diciamo alternativa alla cosa, destra in questo Parlamento. Perché ieri Di Maio ritira fuori la Lega Radicale, gli 8 milioni vanno dati ai terremotati per litigare con voi? Perché questa smania di provare a prendere 3 voti giorno per giorno anziché provarne a prendere 5.000 quando sei riuscito a ottenere un obiettivo, questo è il problema. Ci saranno quelli del Movimento 5 Stelle che lo criticano sui social perché gli dicono ma voi avevate detto di togliere i soldi a Radio Radicale, anziché rispondere sì ma adesso non ci occupiamo di una cosa che non è essenziale, pensiamo a come dare più reddito ai lavoratori, gli risponde inseguendoli. In questo modo se ognuno di noi fa così non riusciamo a portare a casa niente e complessivamente l'operazione rischia di Massimo, fallire. Massimo, praticamente non ho più secondi, però volevo un tuo commento finale, è stata una puntata un po' in affanno di tempo questa. No, io l'ho detto. Mi sembra che siamo in una condizione di precrisi, perché da tutti i segnali che arrivano dal Movimento 5 Stelle vanno nella direzione contraria a quella giustissima che abbiamo appena ascoltato da Andrea Orlando. Cioè questa alleanza ha senso non solo se banalmente, come si dice, fa delle cose, perché anche l'alleanza giallo-verde ha fatto delle cose. Ma non basta fare delle cose, bisogna farle che abbiano un senso e una visione. Allora, siete entrambi rinvitati, perché sono molte altre cose che volevo chiedere a Andrea Orlando, compreso il congresso. Una domanda seria che andrebbe posta è se Di Maio è convinto di questa operazione. No, non è convinto. Perché nel Movimento 5 Stelle tante persone allora, questa che domanda rispondiamo la prossima sono. Volta, dobbiamo correre in pubblicità. Vi saluto, domani è festa e poi ci vediamo dopo il weekend, come sempre. Arrivederci.